Ci siamo? Ho fatto un 3 per sbaglio. Sto okay. facendo così. Vittoria e pollice d'ok. A un certo punto ho fatto 3. A posto. Ok, siamo partiti. Okay. Sto dicendo Discord invece OBS. C'è nessun problema. Tutto a posto. Delirio. Allora. Chat su telefono. Aggiornata, quindi è partito. Perfetto, abbiamo qua Er Pupone che scalpita assieme a Sasha G, Maron, Ciuchino e Apocalipto. Okay. Un team perfetto per la situazione in cui ci troviamo. Allora, intanto che la gente arriva, la gente rincorre la situazione, il mondo si riversa su questa live. Allora, intanto grazie Andy Ox, visto che ho visto oggi sono in live da un minuto, ho già detto una serie di cagate. Hai visto molto bene. Esatto. No, che ti sei iscritto, mi hai seguito qua su Twitch, che mi è arrivata la cosa in chat alle 8, che ero avevo già aperto BS, quindi l'ho visto, grazie. E allora, intanto che, come ho detto, tutto si sistema, eccetera, chiacchieriamo un attimo. Immagino che anche tu così possa avviare, eccetera, le cose. Sì. Hai dato un'occhiata, visto che prima l'ho fatto in live, al gameplay di Dragon Age, visto che ha riscosso un sacco di successo, devo dire. È fin troppo action. Ah. È fin troppo action. E soprattutto è... Cioè il gameplay di Dragon Age, cioè... Che senso? Vabbè, gameplay... Serve, non dico no. No, serve come, nel senso... Però il punto era... Che ho visto di Dragon Age è qualcosa di Origin. Il problema è che... Vabbè, tolta la gente che dice oh no, a livello estetico non mi piace l'Air Direction, ma che è la stessa di Inquisition, praticamente, però vabbè. Vabbè, lì almeno puoi dire... No, la gente ha capito che c'era qualcosa di cui lamentarsi, ma non ha capito dove, quindi ha fatto un po' di casino. Il punto semplice è... Non è neanche troppo l'action, no. Il problema del gameplay trailer di Dragon Age, per quanto sia durato, per quello che si è visto, quindi è ancora presto, però è... Il GDR dov'è? Ah, ok. Dov'è la parte GDR? Cioè, dovrebbe essere un GDR, cazzo, Dragon Age è una delle saghe moderne, principali dei GDR, ok? Intanto non mi devo guardare lì perché lì mi vedo in ritardo su Twitch, quindi è meglio tornare in gioco. Faccio con le mani, faccio cose strane. Ma dov'è la parte GDR quel gioco? Io spero fosse solo, siccome era solo l'inizio, che fosse tutta una parte pilotata, guidata e con molto cinematica. Però per quello che si è visto di GDR c'è davvero poco. Oltre a un gameplay estremamente action, con l'abilità di usare 3 skill assegnabili in maniera molto alla Mass Effect, sempre rimanendo in tema Mass Effect, quella che sembra essere l'esclusività sul personaggio e non più un controllo del party, che già parzialmente si era perso con Inquisition, parzialmente però, ok? Era... C'era in combattimento ancora potevi usarli e gestirli come volevi, cioè, potevi farci, cioè, però non era puro, ok? Qua invece sembra che a quanto pare tu controlli esclusivamente il tuo PG alla Mass Effect, appunto. È comunque una meccanica, cioè Mass Effect a me piacciono, eccetera eccetera. Dragon Age può prendere la piega che vuole, come qualsiasi gioco può prendere la piega che vuole, finché fa un gioco buono. Ah, beh, sì. Sono scelte, ok? Se voglio giocare un GDR mi sposto da un'altra parte a quel punto. Cioè, il problema però è che se me lo presenti come GDR, cioè, dov'è la parte GDR? Dov'è? Non si è visto. Si è visto niente di GDR. A meno che non sia il... Puoi mettere gli skill point, cioè mettere le skill, hai visto? Se... Vabbè, ma quello è un altro. Spero di no. Non si sa, il fatto che per ora ha mostrato quello e... ha l'impressione, spezzando una lancia a favore, è che
fosse un trailer di Electronic Arts per vendere il gioco alla massa. Ovvero, Dragon Age è un franchise che sono 10 anni che non pubblica una mazza. Cioè, Inquisition è stato GOTY nel 2014, ma da allora non si è visto niente, non hanno fatto niente. C'è un'intera nuova generazione di persone, di esseri umani, che non ha mai giocato in Dragon Age. Quindi, chissà cos'è, chi vuole giocare in GDR conosce Dragon Age. O dovrebbe. D'altra parte c'è gente che magari non l'ha neanche mai sentito. Ok, perché se pensiamo che adesso c'è gente che ha 18 anni, che quando è uscito Inquisition ne aveva 8. Ok. Posso capire Electronic Arts che dice, vabbè, da una parte il GDR, dall'altra parte facciamogli vedere che puoi giocarlo anche con due spade e dare le botte. Ok, sembrava più una presentazione di un first party Sony, da quel punto di vista. Cioè, vai dritto per dritto, è guidato, e comunque l'avevano scritto anche, hanno provato a fare una sorta di avviso all'inizio dicendo che è guidato, è ritagliato, eccetera, eccetera. Io voglio sperare che fosse tutta una cosa, un quadretto, insomma, e non si sono viste le scelte, però... Ehi là, ciao Mal, hai visto? Siamo su Pokémon. Eh sì, oggi sì. Siamo su Pokémon Spada e Spada. Perché noi sì, non... È stato un piccolo problema. No, noi siamo ribellini, non... niente scudo. No. Allora... Attacco a miglior difesa, no? Certo, ovvio. Tu chi sei? Ho un Bunnelby? No, non ho un Bunnelby. E capiti nella run sbagliata, non catturerò un Bunnelby. E poi Squovet, sei due... No, sei due top di tenere. Squovet ce l'hai già. Esatto. No, cioè, è il mio Sasha G. Quindi, guarda, ti faccio vedere a chi è arrivato. Pokémon Spara. Eh sì, Beh, è sempre meglio di Pokémon Scarlatto e Violetto, che ho ridominato in una maniera un po' diversa. Guarda che... Allora, Scarlatto e Violetto, tolto che Violetto l'ho giocato 2 mesi fa, 2/3 mesi fa, e ci sono i video, e era prima di aprire Instagram eccetera, di iniziare a fare seriamente, un po' più seriamente le cose, ma su YouTube trovi da 3/4 in poi la mia run di Violetto, trovate se proprio volete, e... ma tanto lì il problema non è io con la mia run di Violetto, il problema è Violetto, cioè il gioco è anche divertente, sono successe cose divertenti, il gioco è chillissimo, il problema è che per quanto sia chill è anche una merda. E io ripeto, andate a vedere le pale del mulino, quelle pale e il frame rate di quelle pale. Okay. Invece girano giusti. Adesso vorrei tanto avere le capacità di farlo. Prendere una. Stavo dicendo prendere una GIF. Non serve una GIF, ah, perché va allo stesso frame del video, cioè di com'è in real time. E avere le possibilità di prendere il font della scritta Scarlatto e Violetto, ok? E riscrivere come l'ho ridominato io, Pokémon Scagazzo Violento. Perché quello. È quello, qualitativamente è quello. Ok? Yeah. Mi hai sentito dei Pokémon Company? Ok. Ma mi butta giù lo streaming. Arriva gli avvocati di Nintendo, mi sparano. Più di un motivo. Sì, in effetti. Allora, dove eravamo rimasti? Oltre a flexare i miei simpaticissimi Pokémon Erpupone, Sasha G, Maron, Ciuchino, Apocalipto. Noi siamo in città, siamo a Steamington, che è la città di Gabe Newell. O no? Oh, guarda qua. Cosa fa? Tira le mutande? No, ok. Io sono appena uscito dal centro Pokémon. Ma ciao! E tu chi sei? Giusto, lei è la nipote della professoressa. Sono incappato nella nipote della professoressa che ha iniziato a parlarmi. Mi ha detto, bene, formidabile allenatrice. Perché parla con questa voce. Dimmi un po', ti ricordi? Perché sei qui a Steamington? Ah, tu sai che torno una settimana dopo, vero?
perché se no non ha senso chiedere a una bambina di 10 anni che esce dal centro Pokémon in cui è appena entrata: ti ricordi perché sei qua? È come io vado all'Esselunga, esco dall'Esselunga e c'è una persona che mi ha accompagnato lì e mi dice: ehi, ma ti ricordi perché sei a Milano? Che domanda dovrebbe essere? E giustamente noi adesso ruoliamo un PG che ha avuto una breve amnesia. Cos'è che ero venuto a fare? Ma come? Il presidente stava scherzando. Ma c'è la cerimonia di apertura per la sfida delle palestre. E se ne va, offesissima. Lo sputa a terra, dice: vaffanculo, non ci parlo più con te. No. In mezzo alla strada, tanto non ci sono macchine nel mondo Pokémon. Ci sono i treni, però. Si terrà proprio domani allo stadio di Steamington. C'è un Onix. Puoi usare quell'ascensore laggiù? Ah, quello è un ascensore? No, perché vedo tutto tranne che un ascensore. Per arrivare fino allo stadio. Allora, già che sono qui a Steamington, potrei fare un po' di shopping. Ah, è Steamington, è davvero Milano. Tu non dimenticare di registrarti alla reception dello stadio. C'è una reception allo stadio che è un albergo. Vabbè, ha detto scusa, ma vado per i cazzi miei. Ok, ma è più alto di me sto coso. Le lettere imbucate qui vengono ritirate da un Pokémon. Ok. C'è il Pokémon postino, non sono perso. O il Pokémon kleptomane, sono due le cose. Credo ci sia. Prima di tornare a casa compro sempre dei fiori, che sia o meno un giorno speciale. Il mio Pokémon adora il profumo dei fiori e la tua fiorista adora il profumo dei tuoi soldi. Allora, la velocità è importante, voglio attaccare per primo. Bravo, tu hai giocato a un Kaistar Rail. Quistini può starsene tranquillo, è proprio un posto perfetto. Beh, quella è una fontana portatile? O? Ne ho approfittato anch'io per bere qualcosa di rinfrescante. Che hai fatto? Ti sei sdraiato per terra per bere da là dentro? Ah no, c'è una fontana qua. Ah, ci sono tre fontane diverse. No, giuro, non avevo fatto caso alle altre due fontane. Anche perché c'era lui davanti, c'ero io davanti. E oltretutto io sono vestito di rosso, quindi c'è quel rosso. Dove stai andando tu? Non mi sono spostato dal centro Pokémon, sono di fianco. Ah. Tu dove sei? Fontane. Ah, queste fontane. Sono fontane. Eh sì, sono fontane, sono fontanelle, okay. Abbeveratoi. Ok, credo, scusa. Sì, l'impressione. Ma ho mangiato bene. Negozio da dopo. Questo qua sulla sinistra? Sì, sì. Questa cosa con delle scritte... Quando riesco... Mi fa entrare. Grazie. Tirate una serie non di facciate. Che vuoi fare. Utut? Perché quello... No. Scusa. Scusa, okay, ma l'operaio vabbè. Avanti sulla destra. Ok. Perché lo sta appoggiando sul mobile? Cioè, nel senso, cosa sta facendo? Ok, non ti avvicinare perché sennò si gira verso il testo. A maggior ragione non lo voglio vedere. Cosa cos'è quella roba che vola? È più forte che mai. Cos'è Mi? Cos'è questa roba? Non lo so cos'è. Non l'ho mai visto. Ma quello è un Pokémon. Ma è, penso. È un Pokémon Panna? No, non voglio parlare. Guarda tanto un Digimon. Benvenuta al caffè Lotta. E meno male che non è il caffè Latte. Questo può lottare una volta al giorno. Ah, è lui che vuole lottare? Ah, ok. E se vinci ti attendo un dolce regalo. No, vista tutta la lore che abbiamo costruito, non so se voglio. Tu cosa stai facendo, giusto per sapere? Io ho fatto quel dialogo e poi sto aspettando per sapere se è una cosa che vuoi fare. Ah, dai, lottiamo. Okay. Facciamo una lotta? Sì! Ah, ok, ma chi sto sfidando? Ah, il barista proprio, il primo, perché è il primo che affronto. Era ciuffetto, ho detto. Primo barista. Non vorrei dire, ma l'avambraccio con quelle tre righe che dovrebbero essere i peli sembra più una pagnotta. Però va bene. Combi Pel Bracere abbraccia la morte. Il Pedro Pulsar. Eh beh, è un combi femmina. L'ha quasi shottato comunque.
Pokémon crema ed Estravolt. Davvero? Ma non è quello. Aspetta, no, non è quello che sembra un gelato. No, c'è un altro che sembra un gelato. Cioè, che diventa un gelato. Sì, no, quello è un altro. Sì. Esatto. Non lo so. Ma come? Hai solo sta merda? Senza offesa, però. Il sapore di questa lotta era dolce e delicato, non trovi? Oddio, potrebbe essere. Non so se è evoluzione quello che penso io, però, effettivamente. Ah, boh. Corroborante con un bel bicchiere di succo di baccananas. Cosa mi ha regalato? Tanto fuori c'è un temporale, c'è un tuono unico. A me dice raffinata come una tazza di Roserade caldo. Ah. Caramella esperienza S. Torna a trovarci. Sì, anche a me stessa cosa. E no, bene. Squobet. Io non voglio sapere davvero cosa sta facendo quello. Utut. E tu? Al mio tutto non dispiacciono i cibi dal gusto amaro, mentre io, beh, preferisco YouTube. Scusa. Voi vedi che sono magna. C'è altro da fare o esco? Sono uscito. Credo che non ci sia altro. Sono uscito per sbaglio, ma sono uscito. Tu che guardi la vetrina da cui non si vede niente, stai completando il Pokédex? Se visiti le terre selvagge potrai incontrare i Pokémon più diversi. Bene. Come se non mi avessero già fatto il tutorial. Basta guardare come uno fa shopping per capire che tipo di persona è. Sì, credo che contare anche le borse e il marchio sulle borse, anche quello aiuta. Se è proprio quello che vuoi sapere. Però, sorry. E tu? Ah, tu hai ancora mangiato benissimo, sono contento. Sorry, avete dei cloni. E tu? Tu chi sei? To guarda, un'allenatrice. Un'allenatrice scritto in maiuscolo. Sai che c'è? Ti regalo un bello strumento. Prova a usarlo su uno dei tuoi Pokémon. Si chiama Martello. No, scusa? Foca l'energia. Ah, perché te l'ha dato? Il tipo nel negozio più avanti. Chi la usa fa un profondo respiro e si concentra per rendere più probabili i brutti colpi. I dischi tecnici sono oggetti d'epoca che contengono mosse molto rare. Sono così vintage che dopo averli usati si rompono, proprio come quelli di una volta. E ah, non è per quello che sono vintage. Vabbè. Ma questo è un negozio di vinili? Sì. Ma c'è Pikachu pure sulle cover dei dischi. Basta, basta. Dove hai visto? È il disco rosso. Sì. Basta. Sono drogati di Pokémon in sto mondo. E qua è tutta una droga il mondo Pokémon. Sì. Negozio di svestiti, cosa? C'è un negozio di vestiti? Ah, qua. Un'altra facciata contro la porta. Scusi, signore, non esistono mode per giovani e mode per anziani. La vera moda non ha età. Te lo dico io che a 63 anni mi vesto come un ragazzino. No, in realtà non è vero. Però... Ah, ma questa è finita qua dentro. Sono partita all'avventura, come mi ha insegnato la nonna. Ogni tanto ho bisogno di qualche distrazione. È per quello che punto il laser contro il muro e mi ci lancio contro. Scusa. Se anche tu in cerca di vestiti, mi raccomando, non dimenticare di andare allo stadio per... Oddio santo, basta, Sonia. Ma spendere 6.000 per una polo? Magari no. Vuol dire che non è un negozio per te? Poi le felpe 2005. Beh, guarda. Sto cercando qualcosa che mi faccia risaltare persino quando viaggio nelle terre selvagge. Una giacca al neon. Da consiglio. C'è nel remake di Perla. Pantaloni da tutto. Vediamo un po'. Oh, quattro magliette orripilanti. Bene. Sì, mi tengo la mia con Shackle che è molto bene. Ma c'è lo stesso Shackle maglioncino di merda che le ho tolto prima. Ma fanno schifo. Le scarpe sono. Oh, vabbè. Allora no, scusa, ma mi fa senso sta cosa. Hanno 10 anni. Non posso mettere su una roba del genere. Ha 10 anni. Però c'è una cazzo maglia sportiva, se vuoi. È meglio. Ah, perché per te quelli sono. Ah, per te è pantagonna. Per me è pantagonna. Sì, panta che? Panta dove? Sì, vedo, vedo. Adesso ci ho fatto caso. Però mi fa senso. I vestiti ancora no.
possessista Pokémon. Gli ultimi titoli vestiti sono di una tristezza. E vedo, vedo. Cioè, lui finora l'ho migliorata togliendone il maglione. Per il resto non c'è speranza. Ma... cos'è sta roba? Parigine sportive. Sto cercando qualche accessorio, qualcosa. Roba decente proprio, no? Oh mio Dio, posso mettere degli scarponi che sono finiti nella pece o nel fango lucido? Che cappellino è? È orribile. Ma lo zaino? Sì, non è uno zaino, è mezza casa. Cappellino sportivo. Sta piovendo fortissimo. Occhiali da sole orripilanti. Aspetta di vedere i guanti. Perché i guanti in tartan? Non lo so. Dai! Wait, hanno 10 anni anche qua? Mi ricordo più che... no, immagino, non lo so quanti anni avrà. Non so se è già in questo. 11 e mezzo. Non lo so, per ora non l'hanno detto, per cui... non ricordo. È che, cioè... tanto che per... secondo me sta meglio così, comunque. Avessi delle alternative, magari, no? Giusto per dire, piuttosto che 50 colori diversi di sta felpa di merda. Fa schifo. Vabbè, che ne so io. Sono italiano, lo sanno meglio giapponesi e inglesi come ci si veste. Allora... io esco da questo posto orribile. Mal, visto che... oltretutto, visto che ti interessava Pokémon. Tu come sei messo col franchise? Nel senso, cosa hai giocato e anche quanto di recente? E noi comunque abbiamo avuto, direi, un bel buco nel mezzo. Io ho giocato... tolto che... io, allora... io ho giocato... giocato... non ho mai avuto un Game Boy. Però sono stato della generazione, e lo guardavo all'intervallo dai miei amici alle elementari, ovviamente rosso, blu, giallo, compagnia. Poi ho avuto un vuoto totale finché non l'ho giocato Sole e Luna. Per cui, anzi, Ultra Luna ho giocato. E dopo Ultra Luna ho giocato... che giocato? Ho provato Let's Go, ho provato Arceus, ho giocato e finito Violetto, poi quasi finito, quasi finito, okay. Esatto, Perla, perché alla Lega vengo disintegrato. Se, diciamo che cambiamo, no, mi hanno disintegrato, cioè scusa, il gioco lo asfalto, vado alla Lega e pium, volo via come il Team Rocket. E allora è vaffanculo gioco. No. E quindi il remake di Perla. E adesso qua. Non penso di aver giocato altro. Quindi vediamo. Hai giocato fino a Violetto. Praticamente tutti i titoli da Smeraldo. Ah. Ok, quindi sei quello, tra di noi, quello che ne sa di più. Io ho giocato quelli prima. Sì, ma prima di Smeraldo vuol dire che ne hai giocati. No, no, beh, no. Allora, giochicchiato. Tanto parlo con Onyx. Me l'avevano prestato. Argento, completato il Pokédex. Cristallo, giocato un bel po'. Zaffiro, che lì quasi completato il Pokédex. Smeraldo, ho provato una ROM hack che lo rendeva più difficile. Ma quando l'hai provato, giocato? L'ho finito. 10 anni fa. Ah, sì. Poi ho giocato Diamante. Poi ho smesso di giocare a Pokémon per un bel po'. Tolto l'intermezzo in cui ho giocato quella Romac. E poi Arceus. E Pokémon Go. Ah, no, beh, ma quello non conto. Hai perso qualcosa? Probabile. Scegliere il numero sulla maglia. Oh my god. Allora, io sto andando avanti molto piano. Qua c'è un'edicola. No, cos'è sto... sono libri di ogni tipo. Sembra che le riviste con articoli su Capipalestra vadano a ruba. Che schifo.
non hanno minimamente cultura in questo mondo. Sai cosa? Ti faccio un regalo. Tieni, sono dei super tappi. Eh? A che mi servono? Cioè, non è Fallout. Che me ne faccio dei tappi? Tappi per le orecchie misteriosi che permettono a chi li indossa di regolare a proprio piacimento il volume di diversi suoni. Ma cioè, da dove l'hai trovato questo qua con i tappi? È il vecchio a destra. Dopo Onyx. Ah, sei andato di là. Sì, anche perché ero fermo su un tombino da... Cosa? Sono anche i lati. I lati cosa? Eh sì, c'erano le scalette per scendere a destra e a sinistra. Oh merda. Eh sì. Ma che senso le scalette? Io non vedo le scale. Proprio l'ingresso della città. Ah, indietro quindi. Sì. È una merda sta città. È bellissima l'Inghilterra. Ok. Dentro lancia la Pokéball con una potenza tale che il Pokémon dentro deve girare l'apparecchio la testa. No, è morto. Allora, mi sto allenando a lanciare le Pokéball. Non ho trovato una Pokéball. Sì, è il modo di dire sto buttando i miei rifiuti nel fiume. Le lancio, poi le rilancio e le lancio ancora. L'unico modo se voglio migliorare. Però qua c'è un luccichio. Ho trovato una Pokéball. Esatto, è quello che avevo trovato di più. Te l'ho rubata. Andiamo di qua. Vediamo cosa c'è. C'è un milanese, chiaramente. Un la ruota dell'industria. Una pepita. La luccichio sfavillante. Oila! Ciao, ciao Vovo. Ciao, stasera serata Pokémon e non mi stoncherei mai di guardare quegli enormi ingranaggi che girano con la forza del vapore. C'è un vecchietto milanese. Dio, cioè che tristezza. Allora, e voi che fa? Stimington è davvero incredibile. Cosa? Ah, hai visto gli ascensori che portano dalla parte alta della città? Portano alla. Sono proprio uno spettacolo. Ma uno che si emoziona per due ingranaggi, uno per gli ascensori. Il giramento di palle. L'altro per gli ascensori. Manca quello. Manca Pozzetto per col treno. Ah, non posso andare di qua. No, sbaglio. Io devo mettermi un blocco sul tasto Y. No, tu l'ho schierato per sbaglio. Devi cavare le dita. Ma l'ho schierato per sbaglio. Ora devo rifare quello che ho già fatto. Oh mio Dio, fammi salvare. Allora. Era quello che volevo fare. Salvo. Non si sta piovendo. Sì, sta già piovendo da parecchio. No, prima ha fatto un tuono incredibile, però pioggia non ne sentivo. No? E qua pioveva già da quando stavo cenando. È iniziato a piovere. Ok, non devo fare tutto perché ho salvato quando sono uscito dall'ultimo negozio. Yay! Allora, intanto guardo gli ultimi due negozi qua in fondo. Intanto non c'è nient'altro da vedere. Ci sono libri di ogni tipo. No, vabbè, ma dei quattro negozi che ci sono in sta città, due sono uguali. Qual è che sono andato? Ah, quelli dopo. Le due librerie in fondo. Dai, e un'altra fiorista. Ci sono sei... Quanti sono? Sei, sette, otto negozi? Otto. Comunque mi fa ridere che in tutte le animazioni dei fan hanno dato l'accento scozzese incattivito ai protagonisti. Vabbè. L'unico accento decente che c'è in Inghilterra, cioè in Gran Bretagna, scusate. Molti scozzesi si sono arrabbiati per quello che ho appena detto, ma fa niente. Le dà lustro mettendo corpo e anima nella sfida delle palestre. E al contempo rende servizio a tutti noi gestendo una campagna elettrica. Ma non ho letto chi. Ah, Rose, ok. Cazzo è Rose? È per quello che sei la fiorista, perché lei si chiama Rose. Gli aerei e tutti gli altri enormi ammassi di ferro che si muovono mi fanno paura. Ma tu non sei la bambina, tu sei la madre. La bambina invece è super esaltata. Sì, ma non puoi dire ammassi di ferro enormi. Allora. Ok, allora, è il mondo Pokémon. Esatto. Non studiano nulla. Proprio nulla. A meno che tu non sia nobile. In quel caso... Sì, studiano i combattimenti Pokémon. Comunque studiano qualcosa. Non è studiare quella roba. La loro cultura è i capi palestra. Oh, Zard!
immagino stia arrivando Charizard di Dandel. Sono arrivato all'ascensore. Ok. Ora ci sono. Sono tutto di lato. Avrei dovuto rimanere in mezzo. Anche per la gestione della. Ecco, infatti mi ha spostato il gioco. Caro il mio Charizard, se non ci fossi tu, non riuscirei neanche ad arrivare allo stadio. Zoro. Noterei nemmeno questo enorme ascensore. No, non l'ho notato neanche io l'ascensore, perché non sembra un ascensore. No, infatti. Cioè, non è un ascensore. Ehi, Teffy. Vedo che sei diventata un'allenatrice. Smetterò di leggerlo così. Degna delle mie referenze. Bello che. Cosa? Perché ho preso un treno. Esatto. Ma il gioco mette le maiuscole a casissimo. Già che ci siamo, ti regalo uno strumento. Tutti che regalano cose. Uno strumento da dare a uno dei tuoi Pokémon. Si chiama. Doping. No, sono sicuro che saprei usarlo a meraviglia. Beh, più o meno. Un pezzo di carbonella. Ah, ok, no. Lo sai che se lo metto vicino a un Pokémon d'erba finisce male? Cosa? No, è che ti ha dato lo strumento per migliorare le mosse del tipo del tuo starter. Ah. È che a me ha detto, giustamente io, quello acqua, quindi mi ha dato un altro oggetto. E questo sì, discorso del doping faceva molto ridere, perché l'oggetto è acqua magica. Mamma mia, sì. Allora, forza, sale sull'ascensore e via verso lo stadio di Stamington. Ti butto giù dall'ascensore. Puoi già a questo punto prima? Sì, puoi. Allora, come si fa? Borsa. Mercato borsistico. Okay. Carbonella. Tipo fuego. Erpupone! Mamma mia. Mamma mia, potenziamo Erpupone. Foca l'energia. No, questa è una mossa. Ma se do un fungo a un Pokémon si ammala? Dipende dal Pokémon. Ah, ok, penso dipendesse dal fungo. Disiuste, super tappi. Abbiamo rivitalizzanti, super pozioni. E qua una baccanela. E toglie il medico di torno. Salgo sull'ascensore. È il momento. Sì, l'ora è giù. Salvo. Ma che cazzo di ascensore è? Cos'è quella roba lì? Cosa sei? Cos'è quel mostro? Non mi servono i comandi. Non ti servono i comandi. Ma io ho paura di quella cosa. Mi mangia la testa. È malato. Io voglio in discesa. Cioè, in discesa, picchia. Se va a questa velocità, mi picchia i neuroni. C'è la cerimonia di apertura della sfida delle palestre. Che emozione! Atti di bullismo in città spingono la bambina verso lo stadio. Tu non puoi passare. Alla cerimonia d'apertura parteciperanno anche i capi palestra. Non possiamo girare? No. Non posso fare nulla. Chi c'è qua in fondo? Chi c'è? Ma mi respinge indietro. Posso? Cos'è sta cosa orribile? Tu cosa sei? No, non volevo parlare col bambino. È il tipo con la roba in testa, ok. Corviknight è un Pokémon fantastico. Trasporta le persone in volo dovunque vogliano andare. Anche a Lordran. Perché ha giocato Dark Souls. Volevo accettare qualcosa. Adesso però è stanco e si sta riposando. Oh, sai chi mi hai ricordato? No. Sai chi è lui? È l'incubo di Noctis. Per chiunque abbia giocato Final Fantasy XV. È la mascotte vestita da corvo, da uccello, quella roba lì. È l'incubo, il vero villain. Hai parlato a una Pokéball, che dire, ti meriti qualcosa di davvero speciale. E così iniziano i traumi. Sì, non volevo un regalo da lui. Hai ottenuto una Pokéball. Se vieni la gente ti faccio vedere anche l'altro. No. Allora. Comunque per la cronaca, non sono Ah, ok, quella che hai in testa, non sei davvero una Pokéball. Si chiami Ballino. Ballino. Dio santo, Ballino. Ma scusi lei, ma le sembra il caso di portare suo nipote qua? Lo stadio è così grande che da poter ospitare i Pokémon che si sono dynamaxizzati. Pensa che in passato c'erano stadi giganteschi fatti solo di pietra. Ebbene. Allora, parlerò. Oh no. C'è Hope. Lo so. Hope. Eccoti qua. È sicuro, sicuro Mal. Che peggio. Dai, che il mondo Pokémon è contorto e malvagio. Pensa, siamo davanti allo stadio di Stamington. Guarda che
come catturano i Pokémon nel mondo Pokémon, rapiscono i bambini. E per quello non li fanno girare prima di 10 anni, perché prima è proprio sicuro che li fanno sparire. È un mondo orribile. Orribile il mondo Pokémon. Qui si terrà la cerimonia d'apertura. Sta per iniziare la sfida delle palette. Ho appena formulato un'idea. E se nel mondo Pokémon. Nel mondo Pokémon sono capaci di far combattere anche i bambini. Direttamente, anche senza Pokémon. Tipo, vai, scelgo te, Luigino. E poi, pam, pam, pam. Lo farebbero. Sta per iniziare la sfida delle palestre. Questa cerimonia non sarà seguita solo dalle nostre mamme. Va bene. Ci sarà il mondo intero a guardarla. Ah, proprio così. Cioè, dalle mamme al mondo. Va bene. Hope. Okay. Il cuore mi batte l'impazzata. Deve essere un infarto. Andiamo, Tefi, corriamo al pronto soccorso. Tutta lore. Noi dello staff della Lega Pokémon offriamo supporto durante i numerosi incontri della sfida delle palestre e non ci pagano abbastanza per questo. I partecipanti alla sfida delle palestre possono pernottare al Budyu Inn, da cui non esci più. Vorresti esplorare... Non puoi, non puoi, è story driven. Quali fianco posso? Quali fianco posso? C'è Corviknight. No, non di là. Ci sono le vecchie. Nel giardino. Ah, io sono già andato dentro. Ah, vabbè, wow! Guarda quanti sfida palestre. Ma come, non puoi chiamarli sfida palestre. Dategli un nome. Sì. Un nome. Guarda quanti sfida palestre ci sono qui. E sono tutti i nostri rivali. E anche perché non si gioca in team. Anche tu sei mio rivale. Ma non importa, andiamo a registrarci. Arrivo. Chi è sta vecchia? Lo zoom out. Cosa fa? Allora, non si è notato. Di fatto ha dato una spallata a Hope. Ah, sarebbe un uomo? Ok, pensavo fosse una vecchia, a dire la verità, però va bene. Ma guarda un po' quello, che antipatico. Lo chiameremo Jessico Fletcher. I Drifloon. I Drifloon rapiscono i bambini portandoli in cielo e facendoli cadere. Sì. E quello è niente di quello che succede. Se siete qui per la sfida delle palestre, fatemi vedere le vostre referenze, per favore. Ah, proprio, è istituzionalizzata. No, l'avevano detto, sì, non avremmo potuto. Se zanzare, mannaggia. Allo sguardo vivo di un Magikarp, il mio PG. Guarda cosa abbiamo qui, una lettera di referenze firmata dal campione. È la prima volta che mi capita di vederne una. E non è quella di suo fratello. Ce l'ho anche io, dice Hope. È mio fratello il campione. Accidenti, deve essere falsificata. Guardi, ha portatelo fuori. No, scusa. Dovete essere dei piccoli fenomeni. Per essere sponsorizzati da lui in persona. Le ombre totalmente andate. Lui c'ha la bocca che è chiarissima all'interno. E ti dirò di più. Non sono solo sponsorizzato da Dandel, ma sono pure suo fratello. Il mio nome è Hope. E sono il futuro campione di Galar. Sì, certo. Va bene. Datemi un momento, per favore. Intanto Mal sta chiamando un Drifloon proprio per portare via. Oh. Bene. Ora siete entrambi registrati. Adesso dovete solo scegliere il numero che volete sulla vostra divisa. Posso davvero? Wow, questa la maggior personalizzazione del mondo Pokémon di sempre. E beh, perché no? Perché è un evento sportivo. Scegli il tuo numero di maglia, semplicemente. Ma se mi dai 3 numeri, io ti metto il primo che mi viene in mente, che è 451. Perché okay. Alla fine che farà il gioco. Perché cos'è 451? Ah. È la temperatura in Fahrenheit a cui prende fuoco spontaneamente la carta. La carta? Sì. Ah, Fahrenheit, ok, esatto. Fahrenheit 451, l'ho letto il libro. Esatto. Non mi ero, in effetti l'ho letto alle medie, non mi ero mai chiesto anch'io il motivo del numero. Si è bloccato? Ah, scusa, no, perché è il tastierino. Scusate tutti e non vedete il tastierino. Io andrò sul classico, metterò 993. Sì, perché la piccola Tefi ha quasi 31 anni.
Ricordati anche di indossare il pulsino sfida come tutti gli altri sfida palestra. E quanti pulsini devo avere? C'ho quello con la pietra, quello... È quello in realtà, credo. Penso sì. La cerimonia d'apertura della sfida domani. Cioè, questi sono tutti in fermento per la sfida, ci sarà domani. Tutti i partecipanti alloggeranno all'hotel Boudouin. Si chiama coercizione e rapimento di minore. Io voglio tornare a casa. Che forte questo presidente della Lega Pokémon, eh? Ci ha pure prenotato un hotel di lusso. Sì, tanto lo paghi tu. Io corro... Basta, corre. Oh, ti spezzo le gambe, Dio santo. Ti faccio vedere i menischi dall'interno dell'occhio. Che non vuol dire niente, ma non lo so. E beh... Allora, appena uscito dallo stadio, prosegui in direzione del percorso 3. Lo troverai lungo la strada. Ah, devo andare per questo nuovo. Sono spiacente, ma l'ingresso, l'accesso a quest'area è riservato agli atleti impegnati nella missione. Io sono un atleta in missione. Missione per conto di Batman. Dio santo, c'è un Pikachu malato qua dentro. Che brutto. Mo puoi togliere dallo... Non volevo parlarci. A giudicare come ti guardi intorno devi venire da un paesino tu, eh? No. Vabbè, siamo in due. Oh. E tu? Che è questo? Siamo in tanti. Siamo in tanti a partecipare, ma solo in pochi arriveranno alla fine. Qualcuno morirà di vecchiaia prima. Credo stia parlando di se stesso. Ma è Morgan Freeman, allora. Lo dici solo perché è nero. Ha anche la barba molto bianca. Loro non ci posso parlare perché sono una persona antipatica. Dobbiamo mettercela tutta. E vediamo se posso. Non è vero, non posso. Tu? La cerimonia di apertura. Perché sto leggendo ogni singolo dialogo in un gioco in cui è inutile? Cioè, parliamo con te invece. Sono stato sponsorizzato dal presidente in persona. In altre parole, sono il top del top. Non mi disturbare, non ho tempo da perdere con gente del tuo calibro. Senti, Stan Harbo, Jessica Fletcher. Ah, andiamo. Con te ci ho parlato. I tuoi Pokémon sono carichissimi dentro le loro Pokéball. Sono contento. Vai con un trapano, fai una valvola di sfogo, non lo so. Ok, Steamington. Ma che succede? Chi sei tu? Tu sei la sfida palestra Tefi, vero? Seguimi. Ti porterò al Boudouin. Rapimento di minore. Sequestro di persona. Coercizione. Soggiogamento. Aiutami! Noi dello staff della Lega... non parla così lei. Noi dello staff della Lega Pokémon offriamo supporto durante... Tu me l'hai già detto. Dici qualcos'altro? No, non ti passo a salutare. Passerò comunque, però non passo. Mi rifiuto, ho paura. C'era qualcosa nel giardino a fianco allo stadio? Sì. Degli antiscottatura e non mi ricordo dall'altra parte cosa c'è. Vediamo. Basta mettere Pokéball ovunque. Basta, pure in mezzo alla fontana. Basta. Ah, c'è un tizio che ce l'ha in testa, quindi non ti aspettare. Che ce l'hanno tutti in testa, lui l'ha solo reso palese. Eccoci qua. Dobbiamo un po' d'acqua. Un po' di vuota. Mi raccomando, riposati e mettiti in forze. Domani è un gran giorno per noi. Che fate? Le aziende di Galar appartengono quasi tutte al presidente Rose. Al monopolio? Sì. Chiaramente. Lapras, basta. Staccatevi. È come... No, sono fuori. È come se nel nostro mondo avessimo ogni cosa col simbolo dei cani e gatti.
Dio santo, c'è anche altro al mondo, però. Per quanto siano belli. Lo sapevi che i capi di palestra si... stai parlando con un container? Si affrontano tra di loro al di fuori della sfida di palestra per stabilire chi è più forte. Ci credo che devono avere il livello, il quoziente intellettivo di un... di una sottiletta. Cos'è la casa armata dei pompieri? Una sciarpa. Un altro centro Pokémon? Ho visto, sì, poi c'è dentro. Ma che serve? Io non ci voglio parlare con voi. Io darò roba. A chi? A Castorvi, al criceto, spogliato, se la roba lì. Beh? No, ho trovato un oggetto. Io lo do lui da tenere. Ok, che oggetto hai trovato? Sciarpa seta. Noi anziani parliamo sempre come se avessimo la verità in tasca, ma io penso che voi giovani dobbiate vivere la vita come meglio preferite. Io non so dove sto andando. Tu hai appena detto comunque una grandissima boiata, lo sai? C'è una cosa al mondo che si chiama esperienza. Allora, i fascini di alcuni Pokémon stanno alla loro forza, altri invece piacciono perché sono carinissimi. La sezione questa. Luccichio. Ah, sciarpa seta. Posso usarla per... Sì. Twitch non lo sto dicendo seriamente. Per fare un simpatico nodo al collo a Squovet. E io a lui lo do. Puoi anche appenderlo dopo? Sì. Ah, ok. Sarà un ottimo modo per toglierlo dal party. Allora. Oggi non mi sono risparmiato. Ho fatto il tifo per il mio capo palestra preferito. Posso spingerli di sotto? Perché Pokémon mi fa salire l'omicidio? Ogni volta che cambio... Non lo so, ma avevo letto ogni volta che cambio prefettura. Dove sto andando? Gli anelli olimpici. No, Dio santo, Wineout. Cos'è, un'officina? Se vuoi lottare in città, sicuramente non dare fastidio agli altri. No. Non per poter usare una mossa, i Pokémon, se lo so, lo so. Cos'è sto posto? E qui c'è un altro ascensore. Mi sta sinceramente irritando il design della città. È proprio noiosa. È proprio come l'Inghilterra. Oh, c'è un bambino, se vuoi buttarlo di sotto. Avrei buttato giù tutta la popolazione della città, avessi potuto. Ma questo è proprio seduto su un muretto... sotto il nulla. Molti dicono che chi vive seguendo i propri binari vive una vita noiosa e prevedibile, ma secondo me non è vero. A volte la strada da seguire si può fare ardua, e rimanere in carreggiata non è mica un'impresa facile. Poi, tanto ho ricaricato la chat, il servizio clienti della Macrocosmos Ferrovie ti dà il benvenuto e basta, esco da qua. Non volevo pescare il gioco. No. Non volevo ancora in città, evidentemente. Non volevo andare con l'ascensore. Capito? Cos'è sto posto? Mi sono perso. C'è un'università, no? Cos'è sta roba? Non c'è cosa più bella che ascoltare. No, tanto no, non ci sarà mai un'università nel mondo Pokémon. Che ascoltare la voce delle persone che ci piacciono. Eh? Non importa se la conversazione non ha molto senso. No, questa è la frase più stupida che abbia mai letto. Non c'è cosa più bella che ascoltare la voce delle persone che ci piacciono. Non importa se la conversazione non ha molto senso. Non è così che risolvi la narrativa, eh. Cos'è sto posto? L'ufficio comunale? Io ho trovato un altro negozio con roba che costa tanto. Ah, ma io ho fatto il giro. Perché dice un altro ascensore. Qua è dove c'era il Poké Fanatico. Fanatico. Sono entrato in questo posto qua. Ok, che bella giornata. Una giornata di... No, scherzo, è andata bene finché non sono arrivato a Steamington. Cosa sei? È il mio Pokémon. Cazzo è Kabu? Una stella splendida arrivata dalla lontana regione di Hoenn. San Capo Palestra, immagino. Cos'è Kabu?
E tu chi sei? I capi palestra di Galar sono raggruppati in due divisioni in base alla loro forza, la divisione maggiore e quella minore. Negozio di divise? Cristo. Sono tentato. No, io non la prendo. Non ce n'è una che... È proprio per quello, perché sono una merda. Sono una merda. E quindi abbiamo esplorato tutta la città. Adesso. È il 1994. Siamo nel Queens. Secondo me funziona, eh? Secondo me funziona. Non, no, in realtà no, perché mi urta la vista. Però secondo me funzionerebbe da quel punto di vista. È il cappellino, forse. Vabbè, quello poi si cambierebbe. Però no. Schifo. Ma come... gente che è pagata per disegnare ste cose. È pagata. Sì. Ma manco se mi pagano le faccio così brutte. E non le so fare. Signora, che c'ha da guardare le fontane? Qui tutti a Galar con la... non so neanche più leggere. Qui a Galar tutti collaborano, tutti. I ladri e la polizia pure. Io faccio la mia parte aiutando con le pulizie. Cosa? Ho trovato un paio di occhiali neri. Sono nascosti nell'angolino. Detti da sole. Sì. Pupu! Angolino sono quelli con la Pokéball in fondo. Dietro al tizio... Mi piace giocare con Mandibuzz. Frase strana. Frase strana, ho sentito tante frasi stupide. Ah, ecco quelli lì in fondo, mamma mia. Occhiali neri. Potenza le mosse buio, avessi un Pokémon buio. Non farò battute sul mio PG. Cos'è sto po'? Ah, ma non c'è niente qua. Prossima volta vado direttamente alla locanda. Ognuno passa il tempo con gli altri in modo suo. E le zanzare lo passano molto volentieri con me, evidentemente. Ah, era lì la cattura che dicevi? Perché volendo, però non sarebbe magico il posto piano. Ricordiamo che abbiamo anche la gestione. Vabbè, possiamo... Cioè, qua c'è un altro di slot, diciamo. Anzi, no, lo vedo, ma si arriverà poi nuotando, probabilmente. Magari... non so se possiamo nuotare in questo... No, non noi. Cioè, nel senso, non adesso, volevo dire. Allora, secondo me possiamo vedere cos'è. A quel punto dovresti catturare. E allora lasciamolo lì. Tanto mi farà schifo nel profondo. Lo chiamerei molto male. Non lo chiamerei... molto male, sì. Io vado alla locanda, vado al Budu Inn. Sì, anche io, tanto la stazione l'ho già girata. Odio il design di questa città. Ah, no, sono ancora andato oltre il centro Pokémon, però. Quale centro Pokémon? Quello che c'è qua sopra. Non ci sono ancora entrato e non sono andato dove. Mi ricordo neanche dove l'ho visto. Era di qua. Ah, oltre in questo senso. Perché tu poi hai girato subito. No, in che senso? Oltre il centro poco. Sono andato subito a sud. Ah, ma non c'è nulla oltre. È chiusa la strada. È uscito dalla città. Non posso uscire, immagino. No, ma va. Sono stati rapiti praticamente. Ok, allora vado anch'io alla locanda. Andiamo alla locanda. Oila! Salve, buonasera. Buonasera. Allora. Ah, è qua la locanda. È che, sapete, c'è un'insegna che non è propriamente il mio alfabeto. Per cui Budu Inn io non... Non ce lo vedo. Mettimi un Budu piuttosto. È di fianco, in effetti. È di fianco. Poco evidente, ma di fianco. Salve, tutto bene. Stiamo giocando Pokémon.
Pokémon Spada e Pokémon Spada, esatto, che è la coppiata del secolo. Giovani allenatori, siete riusciti a iscrivervi? Sì. Perché questa poca fiducia? Esatto, cioè, hanno le referenze, lo sai. Esatto. Che ci fai qui in hotel? Non serve altro, tra l'altro. Vabbè, mi dispiace, però Hope non è molto sveglio. Ah sì? Oh, mi fa piacere che... Sì, e sentire dei pareri positivi, ecco. Ma guarda, io ho giocato un paio di mesi fa Violetto e devo dire che ho trovato delle cose rotte proprio del gioco, però mi sono anche tanto divertito a giocarlo e oltretutto è stato una cosa, proprio era relax, era proprio mettermi lì e adesso prendo, vado in giro col mio Miraidon e svago, proprio tranquillo, proprio chill totale. Quindi in Violetto ho trovato molti difetti ma anche molti lati positivi e quella libertà l'ho apprezzata molto. No, e cioè, tolto quello, il resto di Violetto non è che c'è molto da... Quindi, nel senso, ho apprezzato solo il lato chill di Violetto e la libertà di poter... Cosa? Poteva benissimo essere una mappa di... È un sandbox. Di qualunque cosa del genere, fatta da una persona a caso e funzionava uguale. Sì, è tipo Palworld. Sì. Anche perché la trama di... Chiamiamola trama di... Di Scarlatto e Violetto è un chiodo in testa, fa più bene alla salute, mettiamolo così, famiglia alla salute. Cos'è questa statua enorme? Era in una libreria gratuita di un gioco mobile fantasy, quindi l'ha presa, l'ha messa lì. È un omaggio al leggendario Salvatore di Galar. Se vi va vi racconto tutta la storia, tanto me la racconti lo stesso e farà cagare purtroppo. Dai, voglio sapere tutto. Si racconta che in tempi antichi apparve nel cielo di Galar un misterioso vortice nero che la gente iniziò a chiamare Notte Oscura. Pokémon dalle dimensioni enormi infestarono la regione, seminando il panico ovunque. Ma un valoroso giovane armato di spada e scudo li placò, ristabilendo la pace. La spada si chiamava Excalibur. Lo scudo, sto cazzo... la statua che vedete qui ritrae quel giovane eroe, Arturo. Tuttavia, nessun documento rivela i particolari della spada e dello scudo. Non si sa nulla sulla natura del vortice nero che apparve sopra Galar. Fatemi indovinare. Ha combattuto al fianco di due leggendari. Sappiamo solo che venne chiamato Notte Oscura perché oscurò il cielo della regione. Ho capito! Questo eroe doveva essere forte come mio fratello Dandel! Carissimo Hope, carissimo. Tuo fratello è solo campione delle palestre. Cioè, questo per la leggenda ha fatto giusto qualcosa di più. Il vortice nero, la spada, lo scudo. Coraggio, Sonia. Mi sa che ti aspettano lunghe e complicate ricerche. Andrà tutto bene, vero? Non mi preoccupo, troverò qualcosa. Il resto me lo invento. Cosa? Comunque, se volete trovarmi in hotel, dato che siete costretti, dovete prima fare il check-in, no? Anche se a quanto pare al momento c'è un po' di confusione alla reception. Ok, se nel frattempo scopriamo qualcosa ti avvisiamo. Cioè, voi due che siete stati girando a caso dovreste scoprire qualcosa più di lei che sta facendo le ricerche. Sì. È come dire, Alberto Angela, se scopro qualcosa sull'antica Roma mentre vado a ritirare la posta, te lo faccio sapere, eh? Sì, sì, ti scrivo in direct. Ok, ciao. Non so. Grazie, arrivederci. E là, che gente, che succede? Questo è un team. Sono i Sex Pistols. Abbiamo cose serie da fare noi, siamo in trasferta esclusivamente per fare il tifo. Oddio, sono solo tifosi. Sfida, così, eh. Proprio secondo me ha reagito... Noi. Cos'è quella roba? Sono contro il team Yell. Secondo me quello è più un Pokémon di tanti altri Pokémon, nonostante sia tipo un doppio megafono.
Con il nostro tifo megagalattico aiuteremo la nostra allenatrice preferita a vincere. E scoprirai quanto siamo tosti noi del team Yell. Intanto, così con la chitarra. Affrontiamo la recluta. Zigzagone di Galar. Vabbè, ma a lui è buio. E io non lo so, io do fuoco. What a joke. Dai, è fuoco. No. Cosa buono, lecca? Cosa no, lecca Zigzagone? No. Ma non ha le mosse giuste. E volevi Zigzagone. E invece ti faccio attacco rapido. Ti brucio casa, Zigzagone. Allora, brutto colpo. Mamma mia, te lo bevo ancora. È shottato con un idropulsar, quindi ok. Ah. Sì, no? Però non ci sono più i team di una volta, ma no. È già è da tanto che non ci sono più i team di una volta. Quali team? Beh, dai. Dai, decenti quali sono? Il Team Rocket è sempre stato decente, sì, aveva stile. Okay. Sì, appunto, il primo, fino. Cioè, più o meno. Oddio, sa, no, no, che Yella, no, non me lo devi dire così. Che Yella ha. Ragazzi, vi lascio la pista. In che senso? Suona molto male. Non deve passarla liscia. Dai, però, vi voglio... non una alla volta, però. Dai, tutti assieme, tanto fate cagare. Sì, effettivamente. Ma c'è una morta sulla sciarpa? Cos'è quella roba? È morta. Che è? Nikit. Andiamo di nuovo la stessa cosa, speriamo. Vabbè, stavolta fatto attacco rapido. Doppio calcio che è super efficace. Ah, oh, mio Dio, chiaro, attacco sì. Rapido. Ma ha fatto addirittura quanto? 3 di danno? Non neanche detto. E niente, Nikita è morto. Mi stanno neanche dando quantità di esperienza decenti. No, ti fa perdere pazienza, non esperienza. Avessi livellato un po'. No, è sopravvalutato il livellare. Ciuchino ha fatto un livello, però. Non ho ancora capito cosa mi serve, Ciuchino. Va bene, l'atmosfera di questo hotel, bla 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 bla. Dai, ancora un altro? Colpo di tutto questo sfarzo. Ma che sta di... Sì, ci stiamo sfidando. Oh, perché sei sordo? No, non c'è bisogno di curarmi quei 8 punti. Quanti erano gli HP? Come 2 contro 2, no? Hope. Sì. Questo sarà più difficile. Sì, perché c'è Hope. Esatto. Nikit Zigzagone. Okay. Posso attaccare il Pokémon di Hope? Sì, dovresti poterlo fare. Sì, posso. Fantastico. Non lo farò solo perché sono super efficaci su tutto. Eh sì, con la mazzalotto, sì. Lascia fare a me. Non attacco te perché solo perché sennò dura di più. Però doppio calcio di Bugs Bunny, guarda che fa male. Lo c'hai, so. C'hai le scarpe di un pagliaccio. Allora. Quanto fai schifo, però. Oh, senti, non insultare il mio Scorbunny. No, no, non ce l'ho col Wolo. E se Wolo fosse fatto di zucchero filato? Sarebbe schifo uguale. No. Sì. Sarebbe buono. Sarebbe un buon Pokémon. Non sarebbe buono. No, sarebbe un buon Pokémon. Meglio di Zigzagone, guardalo. Cioè, mi dispiace, senti, Zigzagone lo prendi per la coda e fai così. No, però brutto Zigzagone. E questa è la versione migliorata, per capirci. Oh, ok. Sì, no, quello intendevo, cioè, questo non mi dispiace. Oh, no, mi dispiace all'anima. Avrei dovuto vedere la mia disfatta, adesso piango. Avrei dovuto vedere. Cosa ho letto? Ah, ma noi ci siamo incontrati nella,
alla reception dello stadio. Mi ricordo la capigliatura. Infatti aveva già i punti di domanda sopra il nome. Sopra il nome, al posto del nome. Si può sapere cosa state combinando? Mary! Mary! Oddio, è quella col Pikachu fasullo. Pikachu tre gusti. le vasche in gelateria. Ma con tutti i nomi che potevate mettere, Mary! Adesso, senza offesa a tutte le Mary del mondo, ma perché avete delle spille da baglia dietro la schiena? Mi sono accorto adesso. Con una specie di fondina. Capisco gli altri bla bla non vi stiano simpatici, ma magari potreste evitare di creare scompiglio ovunque andiate. Scusate ragazzi, sono membri del mio fan club. Io voglio tirare una pedata in faccia a quel coso. Si fanno chiamare Team Yell, purtroppo hanno il vizio di lasciarsi prendere un po' la mano. Avanti, andate ora su a casa. Sciò, puscia via. Sono desolata, non so come scusarmi per il loro comportamento, ma in realtà li abbiamo malmenati. Appena vedono altri sfida palestra diventano aggressivi. Non è una buona cosa, però. Sai anche tu, sì, sono tutti sfida palestra, tutti fanno la stessa cosa di tutti. È il mondo più monotono possibile. E sono sfide, se non sono sfida palestra, sono quelli che vogliono rubare i Pokémon. Tu chi sei? Ma che tipisti, erano solo colorati strani. Sì, mi hai rifatto lo stesso dialogo. Grazie per il benvenuto. Mi è parso di capire che lei è una dei nuovi sfida... Basta, sfida palestra, sto odiando il termine. Sì, sono io. Stando alle informazioni forniteci dalla Lega, lei deve essere la signorina Tefi. Che informazioni ha girato la Lega per riconoscermi così? Cioè... La tessera. Fatto Madonna, uno scan. Sì, me l'hai curati, va bene, mi ha curato la digitale. Vita. Ma chi gli ha dato l'autorizzazione a usare la mia faccia? E scusa, quello cosa ha fatto? Ha sfogliato tutte le tessere di tutti gli iscritti prima di trovare me? Buongiorno! Good morning, Vietnam! No? Più o meno. Inizia la leggenda del... Basta, ti buttano nell'ascensore. Vai. È un'ottima idea quella di levarsi dalle balle Hope in questa maniera. Dici, Hope, facciamo una gara, vai, il primo che arriva lì. Ah beh, sì. Oh. Dobbiamo fare check-in. Io ho già fatto. E io ho preso l'ascensore per sbaglio. Ah sì? Ti porta su? No, ti porta in camera. Cioè, non vedi una mazza, immagino. No, sono in un corridoio adesso. Oh. E prima torno giù, dai. È la cosa... Sono andato... Io sono già all'indomani. Ah. Il fatto è che è la cosa più inutile del mondo esplorare tutte queste cose. È tediosissimo. Facciamo che faccio anch'io l'iscrizione, così almeno sono allo tuo stesso signora... punto. Signora... Mio nipotino non sa quello che dice. Qui l'esperta di pose Charizard sono io. Non voglio vedere. Non voglio vedere. Invece vedrai. Pan pan. Peter. E usciamo da questa stanza di matti. Andiamo all'altra stanza. Sto iniziando da destra. Cosa fate voi due qua dentro? Guarda, hai una desostella sul polsino Dynamax. Ti auguro che il tuo sogno si avveri. È quello di vederti. Aspetta, sei andato tutto a destra? Vivo. Vabbè, ho preso l'ascensore e sono andato a destra. Ci sono una mamma e il bambino che parlano di pose Charizard. Sì. Ma guarda che io sto sperando che ci sia una sorta di strage a Galar. Rimaniamo io e Sonia probabilmente. E non perché sia un PG interessante a livello narrativo. Far diventare gigantesco il tuo Pokémon in uno stadio è fortissimo, no? Finché il Pokémon va bene. Andiamo avanti. Doppio ascensore. Che fate voi? Assistere a una lotta in uno stadio è tutta un'altra esperienza. Quando lo stadio trema, senti le vibrazioni fin dentro le ossa. Si chiama terremoto. Che potrebbe capitare effettivamente durante una lotta Pokémon.
C'è nessuno qua dentro? C'è qualcuno nell'armadio? No. È la nostra stanza. Ok, giustamente ne abbiamo uno anche noi. Ma sono... Spero. Scusa. Il problema è che non c'è quella di Hope, quindi sai come finirà. Ma Hope non dorme, è un vampiro. Sono sceso io dalla camera, Hope era sveglio, era lì in piedi in mezzo alla hall. Hope, ripeto, su me è... Gentilissimo. Regali sempre roba ai bambini, perché non so se... Va bene. Mentre camminavo per le terre selvagge ho visto qualcosa brillare per terra e pensa un po', erano dei pezzi stella, tieni, te ne do uno, io ne ho tanti. Ok. Frammento rosso acceso di una gemma. Si può vendere a un prezzo piuttosto alto nei negozi. Bello che... E come dire... Vai dentro, che ne so, vai all'edicola. Vai dal vinaio, vai al supermercato. Dici, scusate, dovrei vendere questo frammento di meteorite. Ah sì, vieni, sì, li compriamo noi a questa cifra. Ce ne sono davvero tante nel mondo Pokémon, evidentemente. Ti compri i vestiti nuovi e magari anche un cappello. Ma che bravo, bravo. Grazie, arrivederci. Ok, io ho parlato con tutti, posso scendere. Ho scambiato quel cuscino per un Pokémon. Tu! Finalmente inizia la sfida delle palestre. Mi spiace per te, ma sarò io a vincerla. Vola basso, ok? Sono protagonista. Cioè, dai. Non c'è niente. Esco? Esco, fiori di pesco? No. Ok, vado fuori. Oh, madò, chi sei tu? Tra poco avrà inizio la cerimonia d'apertura. Se vuoi, posso accompagnarti allo stadio. Mi devi lasciare in pace. È qua... Lo vedo da qua, lo stadio. Lo vedo. Vedo il muro dello stadio. Dovete lasciare in pace sta povera gente. No. E chiamo la polizia adesso. Non volevo assolutamente insinuare che non sei in grado di arrivarci da solo. Disegno di un uccellino per terra. Allora, un bambino. Te le tiravano in testa quando eri piccolo. Pokéball, Megaball, Pokéball, Megaball, Pokéball, Megaball. Questo va in giro per strada urlando questa cosa. Ok, sono pronto a entrare allo stadio io. Ok. E vinceremo io e il mio erpupone. Salve. Ah, ma tu sei sempre quella di ieri. Oh, no. Complimenti, se andate a dormire siete ritornati l'indomani e vi siete ricollocati tutti sulla stessa casella. La stessa zolla. Op. Dai, 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 si comincia o no con gli incontri? Vedrai quanti fan mi farò. In che senso, Hope? Hope diventa una rockstar degli anni 70 con le groupies. Benvenuta, Tefi. Tutti i partecipanti della sfida delle palestre sono tenuti a indossare una... Oddio. Ah, me l'ha data loro. Che okay, meno male. Oppure dovermela andare a comprare. Quindi quell'altro sarebbe stato un extra. Sì, potevi scegliere la tua divisa, vedi. Invece scopriremo... Ah, oddio, non c'erano quelle dei tipi base. Avrei quella fuoco, te... In che senso? Io ce l'ho bianca con la striscia blu, nera e rossa. Sì. Sono della Samp. Lasciatelo dire, il numero 993 è proprio una scelta azzeccata. Cosa? Sì, sì, sì. Bravo. No, no, è proprio generico, generico. Eccoci qua, siamo a Wembley praticamente. E ma basta, Pikachu. Ah, ma c'è... E tu chi sei invece?
Signore e signori, questa è una cazzo! Il presidente della Lega Pokémon. Mi chiamo Sergio Mattarella. Con sta musica... Il tema Pokémon reso tamarrissimo anni 90. Male, oltretutto. C'è un Sobol. Dichiaro aperta la sfida di bla bla. 8 sono i capi palestra da sconfiggere. Come 8? Ma si inizia dalla Lega qua. Intanto affronta la Coppa Campione. Ho cambiato l'ultima lettera per non aver problemi legali. Fatevi avanti. Avrò detto Wembley sembra più lo stadio di Genova, però che okay. Sono davvero della Sampdoria. Signori, entrano i cosplayer. E la regina Elisabetta, cos'è quella roba? Cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è? A te non voglio sapere cosa ha fatto internet. Lui sembra un conduttore della Rai dopo la tossicodipendenza. Oh. Firefly con i capelli tagliati. Te ti ho visto in qualche anime. Io sono rimasto un po' indietro. E è... tu cosa sei? Ce l'ho visto sotto schermo. Laburno. Non mi è nome Laburno. Non mi è nome Laburno. Non mi è nuovo Laburno. Perché l'ho già sentito? No, la vecchia con il nasone l'ho già vista da qualche parte. Eccoci qua. Tefi. Quella che ha fatto... La vecchia con il nasone l'ha vista nel castello davanti di Aul. Però vabbè. Ah, ok. Sì, mi ricordava qualcosa adesso. Ah, oddio. Cos'è sto qua? Ah, fa buco quello lì. Io li sto vedendo adesso. Dopo. Ma siamo già fuori? Come siamo già fuori? Basta, fine. Abbiamo calpestato il suolo di uno stadio Pokémon. Fantastico, ora posso disinstallare, ho finito il gioco. Cioè, il massimo dell'aspirazione. Sai cosa mi ricorda quest'angolino? I bagni di Novegro. Non so come dire, è una situazione impareggiabile. Addirittura calpestato l'erba di uno stadio. Mamma mia. Ormai 14 anni fa, quando allenavo una squadra all'oratorio, una squadra di bambini, eravamo andati a San Siro per un evento. Vedi, Hope, io calpestato l'erba di San Siro, mica quella di uno stadietto Pokémon. Ma che roba. Sembra molto più piccolo quando sei dentro. E soprattutto quando è vuoto, sembra molto più piccolo. Quando è pieno fa un effetto un po' diverso. Sì, abbiamo anche il pulsino Dynamax. Ah, Rose, lui! Sì? Il padrone supremo di tutto, Sergio Mattarella. Lui ha tutto. Ah, ok, quindi Silvio Berlusconi. Sì. Come si vedeva? No, si sarebbe levato la barba. Però, le Desiostelle vi hanno guidati fin qui, ma non lo so. Ah, sono il vanto della tua azienda, i pulsini Dynamax. Proprio ti sei creato un giro d'affari che... Non so se lo sapete, ma sono stati messi a punto nei nostri laboratori. Hai già rotto i coglioni. Basta, Rose. Io, noi, mio. Che dire, ottimo. La sfida delle palestre di quest'anno si prospetta particolarmente interessante per le mie tasche. Tutta la regione di Galar verrà pervasa dal più fervido entusiasmo. O così, o morte. Probabilmente. Questa competizione è anche un'ottima occasione per fare bella mostra del Dynamax. Perché? Bene, ora purtroppo devo scappare. Ho un impegno che non posso rimandare. Devo andare in bagno, probabilmente. Vi auguro di godervi appieno questa esperienza. Il presidente è particolarmente di buon umore oggi. E chissà come mai sta contando. Tornando alla gara, ragazzi, cominciano per voi giorni di intenso allenamento.
Ricordate che non basta avere Pokémon in forma per vincere, dovete anche affinare le vostre abilità personali. Ascolta, Tiffy, la sfida delle palestre richiede di affrontare i capi palestra secondo un ordine preciso, non come in Violetto. La nostra prima tappa sarà Turfield. E per arrivarci dobbiamo passare per il percorso 3. Il famigerato percorso 3. Covo di tagliagole delinquenti. No, scherzo. La sfida delle palestre con sì è sempre la solita cosa. Ok. Completando le missioni. Vabbè, io non ho voglia di riparlare con tutti voi. Se sei qui per sfidare Kabu, sappi che ti serve una medaglia. Quindi qua c'è un'altra palestra. Ma prima mi servono la medaglia di Turfield e la medaglia di Killford. Erba e acqua. Torna quando le avrai entrambe. Va bene. Vado sbattendo la porta. Turfield. Tiffy, ho un regalo per te da parte del presidente. Perché tutti mi regalano cose? Perché ti sto regalando cose? Sono uscito. Ah, ok. Sì, ma non ho niente. Non ho voglia di riparlare con tutti. Okay. Un regalo da parte del presidente. Che sogno. Ah! Ma perché? Scusa, dicevo. Il presidente ti concede l'uso del volo taxi. Cosa? Scusate? Ah, cioè così? In breve, da ora in poi potrai spostarti in volo. Sappiamo che è brutto muoversi per questa mappa. Sì, esatto. Cioè, posso capirlo in Violetto che fosse sbloccato fin dall'inizio. Scrivere più open, ci sta. E effettivamente hai... Cioè, ti danno anche un Pokémon che è in grado di far tutto, sai, a livello di movimento, ci sta. E poi, sì, essendo totalmente aperta. È un po' più accettabile. Sì, qua proprio... Sì, entro nel menu, mappa e scelgo la destinazione. Sì, lo so, a Turfield ci devo andare a piedi. Dov'è Turfield? Intanto, beh, tolto che mi sa che ogni volta che entro e esco dei luoghi salva lo stesso. Però... Allora, vediamo la mappa. Mappa città. Che non è mappa città, è mappa regione. Però, Turfield, dov'è? A destra? Miniera 2? No. Preferirei Steamington? No. Percorso 3. Ah, ok, quindi a ovest. E questa è Turfield? No, miniera di Galar? Turfield. Ok, prima c'è la miniera. No... No, brutte reminiscenze dei luoghi sottoterra nei mondi Pokémon. Quindi sì, prossimo è il mondo 3. Il mondo 3, va bene, se ne dà da Kingdom Hearts. Allora... Oh, madonna, che volete voi? Piano, piano, c'è pure un Onix. Quanto invadente. E qua notate la perfidia dell'uomo Pokéball, che mentre tutti comunque ci stanno cagando, ci sono pure le due gemelline di Shining. Ah, lui se ne frega. Era il protagonista. No, no, è peggio. Sta fissando il bambino, l'uomo Pokémon. vabbè, dai. Ve l'ho detto. Perché la mascotte è il suo lavoro. Eh sì, eh. No, sto peggiorando le cose. Sì. E qua non c'è più nessuno. Fantastico. Allora. Possiamo uscire? Sì, fuori da sta città maledetta. Torniamo nelle campagne. Come si... No, op, Dio santo, ho appena detto che me ne sto andando. Op. Ah, ma se non c'è volo lo possiamo usare anche tra le zone della città. Va bene. Ah. Che gliene frega della sostenibilità al nostro PG? Ecco, ti ho un'idea fenomenale, combattiamo qua. Lo sapevo. Perché? Perché? Cioè, meno male che c'è la domanda. Perché? Op, perché? Che cazzo di problemi c'hai? Dai, potevi dirmi anche di sì. Se non ci teniamo al passo con gli altri allenatori, rischiamo di rimanere indietro. Io dico sì direttamente. Eh beh,
Vabbè, ha cambiato la prima frase, cioè sapevo mi era scelto così. Poi sì, vabbè, non ha fatto entrare in combattimento. Ce l'ho lì come muro, ma non sono in combattimento. Vabbè, op, ho capito, devo combattere per forza. Va bene, dai. Ma dai, ma il background almeno lasciami quello, mettimi quello in città. Basta questo volo, te lo brucio volo. Poi adesso che so che sono super efficace con la mossa lotta. Sì, ho le carte in regola per asfaltarti. Ah, sicuramente una cosa che apprezzo più qua rispetto a Violetto, perché Violetto a livello tecnico è un disastro, è la pulizia grafica. Ok, cioè vedere comunque questo pulito piuttosto che completamente granato e pixelloso come in Violetto. Ok, è più bello da vedere sicuramente. Però ripeto, a me non dispiace l'impostazione open world che ha messo in Violetto. Va fatta meglio, va assolutamente fatta meglio. Grookey te lo brucio letteralmente. Perché lì purtroppo è stata completamente, sembra improvvisata, fatta lì tanto per. Ok, quindi se lo facciamo open world non dobbiamo lavorarci. Graffio? Usi graffio? E poi vuol diventare campione questo. Beh, ha fatto il suono di un giochino per cani. Piu! Oh mio Dio, ma Er Pupone, tu tra poco ti evolvi. Dovrebbe essere già evoluto, è il 16. Non si evolve al 16 Er Pupone? Davvero? A meno che non sia a fine combattimento. Ma di solito non è a fine combattimento. Dovrebbe. Sì, di solito è a fine combattimento. È a fine combattimento? No! No, quindi è l'ultimo combattimento che faccio con Scorbanni. No, adesso inizia a diventare brutto Scorbanni. Inizia a diventare Totti. Però no. No. Che dispiacere. Non ho neanche visto cosa abbia. Che Pokémon mette adesso? Rockidi, è vero. Uff. Bello Rockidi. Cioè, è brutto ma anche bello. Cos'è che ho che potrebbe funzionare contro di lui? Nulla. Proprio nulla. Intanto vale tenere lui. Diamo di stab e stabbiamolo nella schiena. Brutto colpo. Però perché mi mette prima quello super efficace? Vediamo, funziona. In che senso ti mette prima? Normalmente se hai un po'... cioè... Ah, ok, lui. Perché? Che rotazione ha fatto? E ha messo Scorbanni come secondo. Ah, sì, ma anche lui ha messo prima Grookey come secondo. Ma non ha senso. Cioè, normalmente queste cose li ha, le considera. Ma è scriptato, lui ti mette prima il primo Pokémon che aveva, il secondo è il suo starter, perché? E terzo quello che ha catturato dopo. Cioè, nel senso, dato che ha fatto la stessa rotation con me, e credo che sia scriptata la cosa. Ma perché fare la fissa? È quello che non capisco. Perché questa non è una vera sfida. Ho capito, ma è il gioco. Il gioco? Il gioco non è una sfida. Quello intendevo, cioè proprio il gioco non è una vera sfida. Ma ormai sono un'esperienza, non sono una sfida. Battiterra. Io ogni volta che leggo, Battiterra mi viene in mente assolutamente Gears of War. Muori Battiterra! Quante volte l'ho sentita giocando nel multiplayer di Gears 2. Mamma mia. È per quello quando ho visto l'altro giorno cosa. Un prequel con Marcus e Dom. Battiterra.
è fisica, lui ha sì, attacco fisico, ok. Ah, ma è ciuchino. Ho sbagliato completamente Pokémon. Abbatti terra. Mossa terra, ok. 60. Perfetto. Assolutamente al posto di Fangosberro. Tipo, non c'è proprio confronto. Ha due mosse. Perché ha due mosse lotta? Vabbè. Gli tolgo Fangosberro. C'è uno con la chitarra che se la stava sentendo tantissimo. Ho sconfitto. Oh no, aspetta, lo stai già evolvendo? Eh sì, prima okay. Non ho imparato nulla. No, ma non era lui, era Ciuchino che stava imparando. Ah, ok. E per quello ho detto, ho completamente sbagliato Pokémon, perché pensavo fosse mosse lotta, invece erano due mosse terra, mm-hmm. Quella che stavo scegliendo, batti terra, giustamente. No, Scorbunny. Beh, è stato un piacere, Scorbunny. Erpupone si sta evolvendo. Dio, Erpupone. Cristo. Ma che t'ha fatto? Che t'ha fatto? Raboot. Ma perché c'ha la tuta? E cos'è quella roba là davanti? Cioè, non sarebbe brutto in realtà non avesse la tuta, ma perché gli ha messo una tuta? Perché sì. Oddio, il mio peggio, mi sa. Drizzile. Allora, però il tuo è solo design del Pokémon, nel senso, è il Pokémon, non è vestito. Il problema qua è il Pokémon, no, vestito. Ok, però gli ha messo il ciuffettino emo, cioè... Male. Eh sì, ma perché tutto quel Pokémon ha quel tipo di mood, diciamo. Alla fine il primo è Sobol, il primo. Però qua il problema, cioè, perché è vestito? Ha folta pelliccia, resiste al freddo, è un Pokémon di fuoco, non ha bisogno di... È proprio vero che la mia rivale non perdona. Guarda, per esprimerti tutta la mia ammirazione, ti regalo la mia card. No, perché? Perché? Ho ricevuto la card di Hope. Va bene. Sono ancora tipo singolo, però. Anche se in realtà prima sfera è proprio. Sì, comunque sconfiggerò i capi palestra. Sì, sì, sì. Travolgerai tutto con Wall-O. Hope di Furlongham. Furlongham. Hope di pelo lungo. È tipo Ragnar. Di nuovo. Ragnar Lothbrok. Vuol dire Ragnar gambe pelose. Brache pelose, più o meno. L'eroe degli Scandinavi. Dei Norreni. Allora, Erpupone, mi dispiace. Mi fa proprio male vedere Erpupone in questo stato. Allora. Dove siamo? Dove stiamo andiamo? Posso andarmi dalla città? Io sto uscendo, piano piano, non sto correndo, ma sto andando per uscire. L'ultimo tombino. E poi... Libertà! Libertà! Percorso 3! Che strizza! Ci sarà un'altra cattura qua. Quando i tuoi Pokémon hanno pochi PS, usa subito una pozione. E se sono avvelenati... Nascondili da qualche parte e scappa. No, scusa, usa un antidoto. Fai sempre il pieno di strumenti, così non avrai bisogno di andare in un centro Pokémon. Io odio i centri Pokémon.
No, 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 ci sono gli zigzagoon, ci sono gli zigzagoon. Tu cosa sei? C'è Vulpix, c'è cos'è quella roba? Stavo per essere aggredito da un fiore. Avresti dovuto catturarlo. Cos'è? È brutto. È brutto. C'è Zigzagoon, c'è Vulpix, c'è un'allenatrice. Prendo l'allenatrice, che devo fare? Andiamo a roba. Guarda che mi segue. Scusa, io assalto sto fiore. Vai. Mi segue. Prendo il fiore. Prendo il fiore. Cosa sei? Glossifleur. Io quasi quasi vado randomico. Ah, c'è il fiore anche per me. E a me un'erba serve anche a me. Dimmi che è erba. Sì, erba. Cioè, che respiro di sì. Che... Adesso. Non è un Kai che ti fanno il PG viola e poi scopri che è di un elemento totalmente non elettro. Glossifleur. Allora, io vado di attacco rapido. Dai, Erpupone. Ah, io non ci avevo pensato. Botta e spero. Botta e spero, che vuol dire? Okay, oh mio Dio, mi sta drogando il coniglio. Ah, non ti devo citare, ok. Io vado safe, piuttosto dopo me ne torno, vado a curarmi. Sì, Lanugine. Poi scopriamo che è una merda, ma proprio di quelle che fanno schifo. È possibile. Però, e questa è tutta lore, nel senso, è storia della nostra partita. Sono stato aggredito da sto fiore che è un fiore stalker. La vita è arancione, ma gli faccio un po' come un buio, non sarebbe stato male. Ah beh, basta spegnere le luci. Eh? Non so che ne ho. Vabbè, sì. Ok, vita rossa. La velocità, sì. Ok, è totalmente un debuffer. Foglie lama. Ok, non aveva senso usarlo contro di me, però vabbè. Pokéball. Sì. Il momento è giunto. Ah, io l'ho già catturato. Ah, ok. Allora. Oltretutto ho già il nome, si chiamerà Stalker. Per ricordare questo momento. Adesso, ripeto, perché giustamente voi non vedete. Quando mi compaiono interfacce come la tastiera, voi non le vedete. Quindi non è che è bloccato il gioco, semplicemente sto interagendo con la tastiera. Io lo chiamerò dove andate. Ok. Fiorfronzolo. Quando conficca il suo piede nel terreno e assorbe luce solare in abbondanza, il colore dei suoi petali diventa più intenso. Sì. Stalker. Stalker è stato aggiunto alla squadra. Ora vediamo com'è Stalker. Preciso, dove andate col punto di domanda allo spazio, 12 caratteri, ottimo. vedi, è giusto proprio, il nome è corretto. Ha buffato attacco ed è potenziato attacco speciale, scusa, ha buffato a difesa, è potenziato attacco speciale e ha difesa una delle più basse, cioè non riesco a leggere. Ma il combattimento, mi è arrivato addosso uno zigzagone. Ah. Velocità è una delle statistiche più basse che abbia mai visto. E io poi lo guarderò. Faccio fuori lo zigzag. Però l'abilità non è male. Se il Pokémon subisce un attacco, sparge della lanugine che diminuisce la velocità di tutti i Pokémon in campo tranne la sua. Ha canto, rapigiro, profumino e foglie lama. Lascia cose in giro. Ti guardo. Eppure è scaltro. Cos'è? Ma un fiocco. Allora, abilità rigenergia. Pokémon recupera un po' di PS quando lascia il campo. Scusa. Cos'è questa cosa? Emblema mezzogiorno. Emblema che contraddistingue un Pokémon affamato. Dove, scusa? Se vai tra i fiocchi. Gli altri è non ha fiocchi. E tu invece ha qualcosa? Ha questa icona con un cucchiaio e una forchetta. Info fiocchi. Oh.
emblema mezzogiorno, affame, nome associato stalker affamato. Vabbè. Glielo posso mettere? Che vuol dire che gliel'ho messo? Ah beh, c'ha fame. Hai un po' fame. Gli ho equipaggiato la fame. Sì. Grazie Zang. Ui, grazie mille. Okay. Fa piacere. Rosso è buono, giusto? Sì. In attacco speciale. Ed è depotenziato in? È potenziato in attacco speciale ed è potenziato in attacco. Ah, ok. Credo sia buono. Lo spero per te, perché io attacco speciale ce l'ho giù. Quindi. E c'ho 17 e 12. Credo sia un po' come difensivo a vederlo. Hai 17? Ok, io ho 14-17. No, è sicuramente più difensivo, però. Sì, mi sa che... Vabbè, però c'ha fogliame, quindi per ora mi va bene. A foglie lama? Ma il mio fogliame. Serio? Sì. Aspetta, fogliame è fisica. Non è speciale fogliame. Foglie lama è fisico. Scusa. Fogliame. Ma tu in che lingua lo stai giocando il gioco? Italiano. Ah, fogliame, okay. Canto, rapigiro, profumi. Io foglie lama, canto, rapigiro, profumi. Che livello ce l'hai? 14. Ok, il mio all'11. E comunque anche foglie lama è fisico. Sì, sì, quello sì. No, è foglia magica. Quello probabile brutto colpo foglie lama pure. Sì. Però... Dai, è stalker. Vado a curarli. No, mannaggia, zigzagun. Mamma mia. Pericolo. Tanto che adesso torno lì, lo stermino. Lo svermino pure. Allora. Sono animali selvatici, si sa. Ma tu non sei... No, mi sono appena reso conto che lei non è l'infermiera Joy. No. Mi ero dimenticato quello schifo che è Maron. Adesso che l'ho rivisto. Allora, ho sentito dire che di recente nella stazione di Brassbury si può capitare di incontrare un Pokémon un po' insolito. Mewtwo? Non lo so. Chi? Che faccio? Faccio un salto a Brassbury? Per vedere il Pokémon insolito? Ah, vuoi tornare di là? Non lo so, è che ogni volta che vado al Pokémon me lo dico. Al Pokémon. Pokémon Center me lo dico. O ci andiamo più avanti? Capitare. Dice può capitare. No, no, allora no. Andiamo avanti, proseguiamo. Lontani dai Zigzagoon molesti. Perché sono tutti molesti i Pokémon? Io, facciamo il combattimento? Ma ancora sto fiore maledetto. Sono proprio una razza di stalker su sti fiori. No, mannaggia, vado a fare il combattimento con l'allenatrice, avviso. Salve. Hai visto la cerimonia d'apertura? Ho partecipato. Esaltante, vero? Mi hai fatto venire una voglia matta di lottare. Io. Sì. Sei la prima persona che ce l'ha città da me. Ma che è successo alla cravatta? No, er pupone, mannaggia, perché è diventato... Gli manca la bottiglia di vodka, er pupone, in questo momento. Guardalo, guardalo, è la tuta dell'Adidas. Non è quel tipo di... Palesemente, palesemente. Ho Vulpix, mi spiace che tu abbia Vulpix. A te va bene, esatto. Io metterò Ciuchino. Dai, Ciuchino! Mo cambio Pokémon. È la prima volta. No, però quasi. È quasi la prima volta che cambio Pokémon. Alla terza live di Spada. Dai, Ciuchino. Sembri quasi un pupazzo vero. Allora. Batti terra. Parla così, Ciuchino. Potesse parlare. Sopportazione di Ciuchino. La difesa aumenta. Ma sei un eroe. Mamma mia. Ha ucciso tutti i Vulpix da 4 km di distanza. E il pupone ha fatto un altro livello. Ho sconfitto Carla Teenager. Mi hai battuta. Ma la voglio lottare, non mi è passata. Mi sa che dovrò accordatevi tra di voi. Cosa?
Mi sa che dovrò cominciare a tirare su qualcun altro. Perché mi aggrano tutti i fiori? Mi lasciate in pace. Prefero starter al 17, ma tutti gli altri al 12, un po' pochino. Ho una curable, non me ne faccio nulla. Io ho lo starter al 17, Apocalypto al 16, Stalker al 14 e gli altri 3 al 12. Sì, vabbè, io ho quello del raid al 18. Sì. No, vabbè, sto facendo un sunto del party. Vabbè, però io non lo voglio combattere altri fiori. Qua c'è un altro combattimento, c'è una bambina che mi ha appena aggrato. Ci sono tre cose che mi piace studiare: le lingue, l'informatica e i Pokémon. Studiate informatica? Le lingue pure. Studiate le lingue. Avete altre lingue? Pancham! Ver pupone, conto su di te. Con calma. Allora, a che livello è Pancham? Al 13. Oh my god. Ma Maron si evolverà ancora? Spero di sì, non può rimanere così all'infinito. Sarebbe accanimento terapeutico. Voglio provare a mettere Stalker. Perché c'è un livello decente, però non è più basso. Ti cala la difesa. Okay. È la difesa, la velocità, volevo dire. Allora. Oh madonna, Canto a 55 di precisione? Sì. Ma mi sono girato e mi è letteralmente spawnato un digital. Vabbè. Quanti sono sti digital? Però userò Rapigiro perché mi aumenta la velocità. E poi lo asfaltiamo brutalmente. Oddio, non credo succederà mai, però... mi sa di no, Mi sa di no. Gli faccio davvero poco, poco danno. Un altro allenatore? Sei già andato? Sì, c'è la ragazzina con un Pancham. Ok. Ah, e poi non so se abbia altro. Erba Pancham, vero? Non ne ho la più pallida idea. Eh no, mi interessa saperlo. Ma non lo so. A me la pena mi ricordo quelli della prima generazione. Una volta sapevo tutto. E rischiamocelo. Filo forse. Se mi dice che non è efficace, mi spavento. Ok, non ha avuto ribaltino. Ma magari è Erbalotta. Mi ha fatto cambiare Pokémon. Non mi ricordo neanche come si evolve. Faccio Fogliano. E Stab. Però vado a curare cosa adesso. Non gli ha tolto nulla. Di nuovo ribaltiro. Quindi mi fa cambiare Pokémon di nuovo. Yeah. Ah, per mi manda. Per quello ribaltiro, mi scambia il primo e l'ultimo Pokémon. Ma è Pancham che ti fa sta cosa? Beh, sì. Ah, me non l'ha mai fatto. Ok, qualche differenza lì c'è. Allora. No, a me va bene perché il fiorellino. Così è entrato in campo, si è preso un po' l'esperienza. Sì, sì. E vuole imparare il Fogliolama. Oh, bene. Che però è fisico. Vabbè, meglio di quello che adesso. Rapigiro io lo lascio, profumino anche. Giusto, volendo possiamo usare il profumino per attirare qua. Non so come... Cos'è quella roba lì in mezzo? Oddio, il sacco dell'immondizia! In questo gioco c'è T-Rogue. No, T-Rogue, la smetti di inseguire? Quanto cazzo, quanto corre T-Rogue? Sì, T-Rogue. No. T-Rogue ti uccido. Mi hai inseguito per mezzo chilometro, ma ti combatto, che devo fare?
Stai andando a cercare, ti sei fatto un nemico potente, T-Rog. T-Rog al 13. Ti brucio. Ma ancora l'11. No, aspetta. E tanto non lo catturo mica. Quindi... No, come Erpupone Tentenna. Bruciapelo, sì, lo fa sempre. E stavolta ha fallito. Ah, sì, brucia. Solo il primo turno mi fa tentennare 100%. Ah, ok. La stazione, sì, sì. Un giorno, non c'è più. Magari si fa. Dipende quante volte dovrò mandare il coraggio. Ok, quello sasce di livello. Non sale. Ok. Zigzagoon, devi stare calmo. Devi stare calmo. Cioè, mannaggia sto procione strafatto di caffeina. Puoi montare la tenda anche in un lungo percorso. Se passi un po' di tempo in campeggio, punti esperienza. Cosa? Non lo so. No, ho trovato uno stanchi. Lo combatto più per... Ah, no, l'ho già combattuto. Giusto, sì, in effetti si può fare per il Pokédex. Zigzagoon, stacca. Sono inciampato su un cavallo. Che non avevo visto. Vabbè, lo ristendo. Che devo fare? Ho qualcosa che funziona. Vedete, quelle scritte a destra. Ah, foglie lame super efficace, fantastico. Quelle scritte a destra le hanno fatte per semplificare la vita a me. Sono 25 anni che non mi ricordo gli stati. In un percorso. Cosa? Cos'è che hai detto? Tenda anche lungo un percorso. Ah, se sì, sì. I punti di esperienza di Pokémon possono aumentare. Così. Poi ci provo. Tu sei un allenatore? Sì, un allenatore che cammina. Wow, non l'abbiamo ancora visto in questo gioco. Ah, ok, sei andato avanti? Sì, un pochino. Ok. Che ha fatto tutta erba. Quindi cambiamo un po'. Ma come ha evitato, l'attacco? Vabbè, non fa niente. Un po' con erba in teoria. Coleottero. Dovrebbe essere super efficace. Uno scudo colossale. Uno scudo. Cosa ho detto? Uno scudo mi ha tolto di sale. Niente, sono stanco. Inizio a dir cagate. Non volendo, è quello il grave. Ma adesso non gli ha fatto niente? Prima gli ho fatto... Ok che ho fatto brutto colpo, ma prima gli ho fatto tre quarti di vita. Adesso gli ho fatto... Tanto così. Ha fallito? Ah no, perché si è messo lo scudo, maledetto. Mannaggia il cavallo. I cavalli sono brutte persone. Ciuchino però a livello, bravo Ciuchino. Bravo. Poi va in missione con Shrek. Allora, c'è un allenatore che cammina, hai detto? Eh sì. Ah, è quello col vestito di blu? Allora, c'è uno stonky tonky. Invece di un Pokémon selvatico ho trovato un'allenatrice. Se lo dici tu. Charlie, studente. Budiu. Proprio gli vuoi male, contro l'Erpupone. È sopravvissuto? Plot armor? Mamma mia, quanto si è curato! È proprio forte il tuo Pokémon. E dici qual è il suo secondo Pokémon? Non l'hai letto. Non l'hai letto? No. Ah, adesso te lo dico. Glossifleur. Ok. Quindi e rimaniamo così. Sì.
bracioliamola. Anzi, bracioliamolo, perché il suo Glossifor è maschio. Maron è salito di livello. Ho sconfitto Charlie studente. Che rabbia. I Pokémon sono troppo forti. Lo sapevo, grazie. Ti levi. Ok, ho superato gli Zigzagoon. Ah, c'è Sonia. Scusa, oh, okay. Ci sono finito praticamente contro. Oh, vai, vai. Ehi là, sfida palestre. Ti ho visto alla cerimonia di apertura. Che emozione vederti in campo. Se lo dici tu. Stai guardando le ciminiere? Dov'è Hope? È morto. Scusa, si sta riposando. Beh, in fondo ha senso. Se siete rivali dovete allenarvi separatamente. Ah, ora che ci penso, ho una cosa interessante da dirti. Vedi quella fabbrica laggiù? È un'azienda del presidente Rose. Ditemi che Rose è il villain. Diventeremo i nuovi presidenti della Lega Pokémon, non i campioni. Faremo carriera. Lì vengono trasformati in energia i Pokémon catturati nella miniera alla fine del percorso 3. In altre parole, Rose si occupa anche di sfoltire i Pokémon selvatici in tutta Galar. Non una certa campagna di D&D. Spesso non so bene cosa pensare di lui, però di una cosa sono certa. Quel tizio era capricciante. Beh, ora ti lascio andare. Però prima voglio farti... Basta con sti regali! Basta! Una fune di fuga! Perché giravi con una corda, Sonia? Ognuno si diverte come vuole. Eh sì, per bastare una regala ai ragazzini. E me li curi pure! Oh, grazie, mi hai risparmiato la strada all'indietro. Grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo. Salviamo anche. Decisamente. Salvataggio in corso. Meno male che non è un salvataggio in sardo. Non sarebbe un problema. Spino avanti. C'è un luccichino. Cosa sei? Io questo lo affronto perché non so cosa sia. Affronto tutto. Oddio, t'ho visto in violetto. Roly Poly. Roly Poly. Come si chiama? È carbone con una ruota. Sì. Perché l'evoluzione diventa il carrello della miniera. Ok. Vabbè, tanto il percorso è sempre il 3, giusto? No. È la tasca della felpa quella che ha davanti il coniglio. Ci ha messo dentro le mani. È proprio la tasca della felpa. Ah, ok. Perché ha freddo. Cioè la pelliccia, ma anche la tasca della felpa. Sì. Vabbè, immagino non posso usare il coniglio contro questo, sarà di fuoco. Forse. Di certo non ho Pokémon d'acqua. Roccia? Roccia? Due. Erba? Dovrebbe essere buono, no? Sì, a meno che non sia veramente fuoco. Ma forse non è doppio tipo già adesso, forse. O forse sì. Oppure... metto il mio tank e vediamo. E qui io, se vado su, c'è un altro elemento. Tank. Tra molte virgolette, tank. Lui ha usato azione, quindi non credo sia molto pericoloso. Merda, sono più veloce. Beh, gli ho fatto comunque... meno male ho fatto brutto colpo. Abbattimento. Ok, ha usato azione abbattimento, però. Dai, mordilo. Mordi il carbone. Ancora abbattimento. Ah, bene.
Azione. Adesso azionerò io. È morto. Roly coli. Oli. Adesso sai chi è. Per chi ha tanti anni. Era un cartone. Ah, no, lo so. Oddio. Ne ho già sconfitti di 4 tipo di questi. Ti aspetto. Ah, ok. Ah, lì c'è una guardia che compare e sparisce. Qua c'è un'altra bambina. Se vai indietro, cioè, infatti, sto aspettando per la bambina. Ok, facciamo il combattimento con la bambina. Vai. Scusi? Come ti permetti di passare senza degnare di uno sguardo i miei Pokémon? No, veramente ti stavo fissando. Eri tu che non mi stavi guardando. Felicità. Mamma mia. Purloin. Vabbè, tu lo sciogli. È orribile. È proprio orribile. Ti bracciolo tutto. Purloin. No, l'hai di Massilotto, scusa. Dovrebbe essere soffiato. Ma che ne so, cos'è che è? Io vedo un gatto e gli do fuoco. Cioè... Va bene. E non lo so, non lo so. Io vedo un gatto viola, che ne so. Dovrebbe essere buio. Ah, intanto faccio attacco ora, vedete. È andato giù lo stesso in due mosse. Air Pupone, Apocalypto e Stork l'hanno livellato. Vabbè. Io cambio Pokémon. Squovet. Cambiamo. Squovet. Io cambio non perché sia necessario, ma perché voglio far arrivare un po' di esperienza. Sì, a sto punto sì. Al Metairold. Metterò Ciuchino. Che non ha mosse rotta. Vai Ciuchino, credo in te. Credo nel potere dei tuoi zoccoli. Sono con bruciapelo. Ah, però è doppiamente super efficace. Andiamo con un fuoco energia, visto che ce l'ho. Gli ha spaccato della roccia davanti alla faccia. Un atto di sfregio. La cosa buona di Ciuchino è che ogni volta che prende colpo, che prende danno, si aumenta la difesa. Cioè, poteva avere abilità molto più inutili. Essendo abbastanza tincoso, cioè vuol dire che Squovet lo tirerò fuori dalla squadra assolutamente, perché è Ciuchino il mio tempo. No, io lo tolgo perché non mi interessa avere un Pokémon normale. Per quanto no, in aggiunta. Però dico, a maggior ragione come ruolo proprio. Ah, sì. A me servirebbe un Pokémon d'acqua, riuscissi prima o poi a recuperarlo. In realtà mi serve praticamente qualsiasi altro elemento. Però... C'è un albero con le bacche. Sembra un panettone. Facciamo la cattura di Magikarp. No, ma non voglio un Gyarados. Cioè, ma ha proprio rotto Gyarados. Io lo sto dando per scontato, Poi magari non è... Se questo gioco è fisso che col primo anno è solo magica. Ma c'è una ball ballosa. Picchiaduro ho trovato. Wow, MT37. Voglio scuoterlo per ora. Per prima salvo. Per voglio scuoterlo finché non escono. Ok, credo di aver capito che funziona. Chi da usa chiama in aiuto i Pokémon della squadra. Ce ne sono, maggiore il numero di attacchi. Ah, bello, è una Royal Rumble. Per dire. Qui tu sei l'albero con le bacche? L'ho già scosso. Il baccalbero. C'ho 8 bacche a terra. Non so se scuoterò ancora per uscire un po'. Io l'ho fatto 3 o 4 volte totale, non lo so. Non so cosa succede alle bacche a terra. Sono 11 bacche. No, dovresti prenderle per lui. No, non lo so, non lo so. Un Kirby. Cioè, di schifo. Al 13. Al 13, 13. Che faccio? Inizio già a affrontare la guardia dopo? Se vuoi. Se no sono qua fermo. Tanto inizio. Salve, mi scusi. Perché lei non mi combatte?
perché ti ho bloccato il percorso, ma non sono esattamente davanti a te, quindi non parte il combattimento? Credo proprio di sì. Salve! Mi sono spaventato. Mi occupo di consegnare lettere e sconfitte. No, non è vero. E c'ha la barba che sventola. Dario Postino. Delibird! Perché non è sempre Natale. Io nel dubbio. Magari si scioglie. Credo di averlo sciolto. Super efficace, brutto colpo. Addio Delibird. Mamma mia, Ciuchino. Che mostro. Sale di livello anche quando non combatte. Oh, per sbaglio ti ho recapitato una vittoria. Eh già, perché hai perso. Le lettere che consegno sono come fragili gioielli fatti d'emozione. Vanno maneggiate con cura. Se lo dici tu. C'è una tenda. Te come, a che punto sei? Ho sconfitto... Charim è sconfitto? Ok. Cherubi. Sono riuscito a far salire il livello grigio. Cosa c'è dietro la tenda? C'è una tenda con l'orecchio. Questo no, è il Pokémon. I Pokémon dei ritorni si sono portati via tutte le bacche. No, le bacche frago, le bacche frago. Le altre bacche le ho ottenute. Ah, bene. Ok, ok. Uno scambio equo. Ho raccolto picchiaduro. Ma io potrei entrare nella tenda senza farmi vedere dalla proprietaria, cioè, così moralmente sbagliato in tutto ciò. Te lo chiedi adesso, dopo che sei entrato in 10 case. C'hai ragione. Parliamo. Scusi, vorresti rimettere in sesto i tuoi Pokémon cucinando per loro quando sei in campeggio? No. Allora usa questa bacca per i tuoi manicaretti. Io non volevo. Esamina le tende, potrai visitare il campeggio degli altri allenatori. Se ti va, dai un'occhiata alla mia tenda qui accanto. Allora, io salvo, ho paura. Sì, vai, salva. Oh, Delibird. È la tua tenda, dai. Delibird. Al 14. Oh mio Dio. Nel Pokémon Campeggio puoi rafforzare l'amicizia con i tuoi Pokémon giocando e cucinando con loro. Inoltre, così facendo, li motiverà a impegnarsi ancora più di più durante la lotta. Puoi giocare anche con il controller Joy-Con. Mi sa di no. Scollegali e agi. Scollegali. Divido. Spezzo il controller dell'Xbox. Scusate. E tanto poi lo ricolleghi. Non intendo. Non... Scherzavo. Scollegali e agitali per lanciare la palla o scuotere il. Scusate, cos'è il Poké Gingillo? Se scuoterai il Poké Gingillo come si deve, potrai attirare l'attenzione dei Pokémon. Non credo che lo farò. Non credo. Quando ti accampi nelle terre selvagge, puoi giocare con un massimo di altri 3 allenatori. Al campeggio potrebbero farti visita persone o Pokémon che non hai mai incontrato. Preparati a stringere nuove alleanze. No, era amicizia, ma alleanza era più figo. Ma dai, ma che. Perché sono un punto fermo nel mondo? Volevo muovermi. Ah, lì c'è Er Pupone che sta girando con le mani in tasca. Guarda che c'ha le mani in tasca. Guardalo. Non è un Pokémon. È un tamarretto. Guarda. Guarda, dai. Assolutamente. Vabbè, dai. Io voglio imparare una mossa lotta con lui, no? Stava zoomando la telecamera, però non so perché. Chiama. No, non volevo fischiare a Staffel. Ciao, ok. Oh, beh, almeno c'è una differenza di field di profondità quando si avvicina un Pokémon. Parla. Si chiama Teddy. Madonna, Teddy. Su, a giocare adesso, levati dalle balle. Er Pupone. Oh, torna qua, disperato. Vieni qua. Guarda quanto è contento, però.
Dai, scusa, cos'è sta roba? Io ho chiamato, ma non so chi. È quello che hai puntato più o meno in mezzo. Erano tutti in mezzo. È quello più vicino. È arrivato il mio. Vabbè. E adesso? Ti parlo. Ho sbagliato, ho chiamato quello. No, no, no. No, io non... vai via tu, voglio parlare con il pupone. Usa un oddio, sento, questo è il poco gingillo. No, non volevo, non volevo, non volevo. Mettilo via. Ma gli ha dato un calcio e sei matto, coniglio. È incazzatissimo. Oddio. Guardalo, guardalo. Guardalo, ma ha dato un calcio. E a me gli ho tirato una linguata proprio. Ma è violentissimo il pupone. Mamma mia. Cambia gioco, tieni la pallina. Ma tu come l'hai tirata? E vediamo Francesco Totti che dà i primi calci al pallone. Beh, questo era il primo, non poteva essere già campione del mondo. Vai, vai a prendere il pallone, bravo, bravo. Dai, capita. Ma non sai calciare, non sei capace. Adesso te la tiro, la tiriamo all'altra, guarda. Pronto? Vai, vai a prendere. Bravo, bravo. Dai, dai che arriviamo in Champions League. È lì il pallone, dove stai andando? Dai che ci arriviamo in Champions League sto anno. Non sei capace, non sei capace. Dove vai? È lì la palla. È uscito dall'inquadratura. Dove va? Dove vai? È sovreccitato. Butto troppo caffè. Devi prendere il pallone. Me l'ha riportato il cane, grazie. E anche a me. È la parte più divertente di tutto il gioco. Ah, e quindi basta, ora mi devo tenere il cane qua. Ma non lo volevo. No, fare. Dopo un po' se ne va. Lo tiro. Cucina, dai, cuciniamo anche qualcosa. Cosa vuoi fare? Cucinare qualcosa, certo. Cucinare con me? No, voglio cucinare da solo. Oddio, non me lo fai fare. Oh, ingredienti. Vuoto. Merda, non ho ingredienti. Ho solo bacche. Mi sa di no. Beh, cuciniamo con Michele, magari c'ha i suoi ingredienti. Iniziamo a cucinare. Scegli le bacche. Ok. Bacca arancia. Per due, perché ne ho tre. Una bacca ciliegia. Una bacca chi. Bacca là. Posso? Tutto pronto. Sì, con i doppioni cucino. Usiamo solo gli scarti. Trova, si può mettere. Bacche. Cos'è? Una minestra di bacche. Vogliamo far venire il cagotto con i nostri Pokémon. Cos'era quella roba? Come via? Via che? Attizza il fuoco. What do you mean? Dai, accendi il fuoco. Dai, fuoco, vai, 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 vai. Bruciamo tutte le bacche. Ma dove lo voglio mettere? No, questo forse è un po' troppo, però. Non voglio bruciarle. Ah, no, posso... Mescola! Vai che sto mescolando. Bacche in brodo. Gnam gnam. Pappa buona. Metti il cuore. E l'altro ha fatto da solo. Forse l'ho messo troppo presto, ma fa niente. Pronto! C'è il raduno. Mo li avveleno tutti. Corri, cante con hamburger. Come ha fatto a venire fuori? Non è tempismo, proprio vai veloce. Viene. Corri, piccante con hamburger. Ho messo quattro bacche. Tu non sai cosa ho messo l'altro. Sono le stesse animazioni che si trovano anche in Scarlatto e Violetto. Che tristezza. Scarlatto e Violetto. Degno di Milthree. Ok, curry piccante con hamburger. C'è il cuore. Ok, l'ho messo il cuore nel momento sbagliato, ma lo metto. Il mio legame con il pupone e gli altri Pokémon si è rafforzato un po'.
pronto. Avete mangiato tutto a posto? Guarda il tamarretto. Mamma, quattro schiaffi. Era pupo. Allora, posso uscire da qua? Esci. Che ore sono? Sono le 11 e un quarto. Mi sa che è tempo di chiudere. Allora, è stato emozionante. È stata la parte più divertente del gioco, devo dire. Degno di Wobbuffet. Degno di Wobbuffet, cosa? Sì, il grado infatti, no. Ah, stelle. Beh, beh, l'hai reso orgoglioso. Già. Allora, vediamo. Switch the Twitch. Switch the Switch, come si dice dalle parti di Busto Arsizio. Allora, 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 vediamo un po', vediamo un po'. Oh mio Dio, Sabaku sta giocando Metal Gear. Ma sai, mi vuole imparare l'originale Metal Gear, quello dell'87. Vabbè. Sì? Ah, oddio, con Sidonia, stanno giocando il primo Metal Gear. Il secondo Metal Gear, quello del 90, ha una colonna sonora che è fantastica. Fantastica. Assolutamente. Ah, facciamo un salto da Samguast, visto che... credo si sia iscritto l'altro giorno. Quindi... mi dispiace per gli altri, ma da lui non sono ancora andato, quindi... Eccolo, Lorenzo. Ok. Stavo controllando che ci fosse... Andiamo a salutare. Allora. Dov'è? Facciamo un bel ride di corsa. Ok. Tenetevi pronti che ci lanciamo all'avventura. Appena 3, 2, 1. Noi ci salutiamo e ci vediamo domani pomeriggio. Alla prossima, grazie di essere passati. Ciao ciao. Ciao. Tutta la live. No,